Nella prima chiacchierata ho parlato di che cos'è un giudice di corte d'appello federale e perché è una funzione, è un posto molto strano in un certo senso nel diritto, perché noi siamo da moltissimi punti di vista sia Cassazione che Corte Costituzionale. Decidiamo tutto e Consiglio di Stato. Decidiamo di tutto, abbiamo giurisdizione su quasi tutte le cose che di diritto federale negli Stati Uniti, di diritto nazionale negli Stati Uniti, e ci occupiamo di questo attraverso tutto un campo enorme. La Corte Suprema esiste ed è sopra di noi, ma effettivamente può decidere così pochi casi, un'ottantina all'anno, mentre noi come Corte d'Appello ne decidiamo 3 o 4 mila casi all'anno, di cui la Corte Suprema forse ne accetta 2 o 3. E sappiamo benissimo quelli che saranno questi 2 o 3. Quindi nella più parte dei casi noi siamo finali e decisivi. Però abbiamo anche una menzione a riguardo le corti statali, perché negli Stati Uniti, che è un vero federalismo, gli stati sono sovrani e indipendenti in tutte le cose in cui il governo federale non ha potere, e sono ancora molte. E in quella situazione sono le corti statali, nominate da governatori locali o in molti stati, non nei miei per fortuna, eletti, che decidono e che decidono la loro legge. Noi però abbiamo giurisdizione dove per una serie di casi statali, quando le parti vengono da stati diversi. Come ho detto, se uno dalla Germania facesse causa a uno che è francese, invece di essere nella corte o in Germania o in Francia, andrebbe davanti all'equivalente di una corte europea, per dire che quello del Texas non si fida delle corti inferiori di New York e viceversa, e così il francese, il tedesco. Però in quello noi applichiamo la legge locale, non legge federale. Non c'è legge federale in proposito, è legge locale. E facendo quello, in un certo senso, diventiamo come giudici di una corte d'appello intermedia dello Stato, perché noi decidiamo il caso, ma infine la legge dello Stato sarà la più alta corte dello Stato a definirla. Quindi abbiamo una funzione, un ruolo molto strano di giudici che per lo più siamo gli ultimi supremi su un'enorme quantità di cose, fallimenti, amministrativo, penale, civile, tutto. Ma in certe cose siamo consciamente corti intermedie, perché sappiamo che sarà una cosa di cui parlerà, deciderà la Corte Suprema, e in altre cose siamo come giudici di corte statale intermedia, perché decidiamo il caso, ma però, e quello lo decidiamo, fine, ma però la legge viene ultimamente definita dalla corte statale. Per di più, non solo sappiamo tutto, perché dobbiamo fare tutte queste cose così diverse, ma lo sappiamo in un sistema politico-giuridico per cui dove i giudici hanno un ruolo fondamentale nell'ampliare, creare, sviluppare, distruggere il diritto, sia a livello costituzionale che a livello privato. E questo
ci mette in una situazione assai difficile. Come si fa questo mestiere? Una volta, nei paesi di common law, questo si faceva ampliando il diritto common law ad agio, a poco, e questo controllava in un certo senso quello che qualsiasi giudice poteva fare, perché il common law si muoveva a passi piccolissimi, ci volevano molti giudici nominati da molti presidenti, rappresentando molti punti di vista, per cambiarlo, e quindi potevano esprimere in un certo senso il Volksgeist, l'idea del popolo, più lentamente, più profondamente, più burchiano. Così. Ma adesso invece il diritto americano è, come tutti i diritti del mondo, un diritto per lo più scritto. Un diritto... Venite, che ci sono ancora, credo, qualche posto qui dietro. Sì. Venite, venite. Avanti. Coraggio. È un diritto per lo più scritto. Quindi non si parla più di common law, si parla di leggi che ci sono, e quando un giudice tratta di quelle è molto più difficile fare passi lenti, perché se uno dice che una legge è valida o è invalida, questo già è una decisione. Boom. Quindi ci si trova a dover fare in tanti campi, noi come corte al centro della cosa, uno sviluppo del diritto. E di lì che ho parlato ieri, di come si può fare una cosa analoga alla timidezza del giudice nella common law, di non essere troppo feroce, ma fare la parte di cercare di aggiornare, di rendere efficiente il diritto. E ho proposto tutta una serie di dialoghi che così il giudice non solo debba decidere il caso e dire tu vinci, tu perdi, non solo deve cercare dove è chiara la legge o dove è chiara la Costituzione, decidere quello che è la legge, che da noi è certo una parte della funzione del giudice, ma fa parte di tutto un sistema con gli altri creatori della legge, siano esecutivi, siano amministrativi, siano altre corti, siano corti statali che corti federali, sia la Corte Suprema, sia la legislatura direttamente o il popolo dove ci sono referendum, facendo modo, scoprendo modi di parlare con queste altre corti, questi altri enti, questi altri creatori della legge, così che sapendo qualche cosa da loro, avendo risposte, facendo la nostra parte, o che li possiamo spingere ai legislatori, questa è una cosa di cui vi dovete decidere voi, ma lo dovete fare, fargli decidere, o che loro ci dicono cose che ci lasciano fare, di questo che ho parlato ieri. Quest'oggi parlo di una cosa diversa, ossia, cosa fa il giudice quando si trova davanti una legge ingiusta? E il caso di cui parlerò specificamente è il caso della pena di morte, perché per me la pena di morte è un'abominizzazione, una cosa orribile da non avere. Se poi dopo, nel dibattito, volete, posso dire anche il perché a me non va, per dirlo tutto, anche, e forse in un certo senso quasi più interessante, il perché gli Stati Uniti, quasi unico fra paesi sviluppato, continua ad avere la pena di morte. Ossia gli Stati Uniti, certi stati negli Stati Uniti. Incomincio con una storiella che può sembrare da non avere niente a che fare con questo, ma chissà. La moglie del giudice Frankfurter diceva che aveva due difetti come
persone che faceva lezioni, chiacchiere, così, una che perdeva sempre la traccia del discorso e secondo che la ritrovava sempre. Così adesso vado un po' fuori dalla traccia per questo. Mi sentite? Quando ero ragazzo, sono tornato in Italia e sono andato nelle campagne che erano di mia famiglia. E sono andato a trovare un contadino, il quale era stato un eroe durante la guerra, eroe nel questo senso, che aveva nascosto nella sua piccola casa colonica, rischiando la vita, ebrei, partigiani, persone che fuggevano dall'esercito, e li ha nascosti così. Ma la cosa strana e interessante è che quando la guerra è andata in un'altra direzione, questo ha nascosto tedeschi, fascisti, che scappavano. Non al rischio della vita, ma sempre così. Io sono andato a trovarlo e gli ho detto, 15 anni, 16 anni, ma lei è un vero eroe, ma non capisce la differenza fra il giusto e l'ingiusto? E questo mi fa, un vecchio contadino mi guarda e dice, giusto e ingiusto, capiscono, sanno di queste cose a Roma. Se io avessi seguito quello che avessero detto persone colte che hanno educazione, è stato troppo gentile e non ha detto come te, non avrei nascosto tutte quelle persone che adesso tu mi dici, lei mi dice, ero eroe per aver salvato. E poi fa, quando sono venuti qui, erano tutte persone in difficoltà, erano tutti figli di mamma, tiriamo a campare. Questa storia è interessante perché c'è la storia analoga in uno dei libri di Silone. Quindi non è successo solo lì nel bolognese, ma anche in altre parti. Questo contadino era analfabetico, non avrà letto di Silone, non so se Silone aveva già scritto, certo Silone di lui non sapeva. Era una cosa che era vera nell'Italia, in un certo senso profondo, è una delle ragioni perché io amo l'Italia. Il problema, e questo è una cosa che mi ha formato, francamente, il problema è che attualmente non solo sono a Roma, ma sono Roma, sono un giudice. Devo fare e ho accettato, ho fatto un giuramento che dice che devo fare certe cose seguendo il diritto. Sono uno che vede in quello che diceva questo contadino una verità più grande. Non giudicare perché sarai giudicato. Spetta a me giudicare, non a voi. Tutte cose che tutte le religioni dicono. E le non religioni dicono. D'altra parte, noi siamo lì a giudicare. Ed è con questo che voglio incominciare a parlare che cosa fa un giudice che si trova davanti a una legge ingiusta. Come dico, parlerò di pena di morte, ma parlo di quello perché è una cosa che è molto vera e attuale per un giudice americano come me, eccetera. Ma voi potete pensare a qualsiasi cosa nel diritto che per voi è similmente questione di moralità fondamentale.
Infatti, quando io impiego i law clerks di cui ho parlato, questi tre o quattro giovani bravissimi che diventano per un anno il mio braccio destro e sinistro, che fanno, io gli chiedo sempre: c'è qualche cosa nel diritto che ti dà tanto fastidio, che trovi così ingiusto, che troveresti difficilissimo essere un avvocato da quella parte, essere il law clerk che si occupa di una cosa di quello, o essere un giudice su quello? E se questi mi dicono no, io faccio tutto, io mi scarto. Non voglio una persona che non ha una passione, mi importa molto meno se la sua passione sia la mia. Ma per me è essenziale, per fare questo mestiere, anche di portare questo senso del giusto e dell'ingiusto, per cui il decidere non sempre, neanche spesso, ma non raramente, è veramente cruciante. C'è stato uno a cui ho chiesto questo e che ha detto sì, e ho detto: che cos'è? E ha detto: la responsabilità civile dell'infortunio. E io mi sono messo a ridere, perché ho detto: questo è matto, io, è la cosa in cui ho scritto tutta la vita, è così, o questo matto, o questo mi cerca di farsi amico dicendo questo, e l'ho scartato, è andato ad un altro giudice, ha fatto benone, ma non era quello. Va bene, quando sono stato nominato giudice, la pena di morte non c'era nelle giurisdizioni di cui io mi occupo. Non c'era nel New York, non c'era nel Vermont, non c'era, c'era ufficialmente nel Connecticut, ma in un modo che non poteva essere mai applicata, perché qualsiasi cosa a favore, anche dopo condanna, bastava per dominare cose contrarie, e quindi c'è un posto lì. E federale non c'era. Io non so, penso che se così fosse stato, se invece ci fosse stata quando mi hanno nominato, malgrado quello che ho detto, che se il presidente mi chiede di fare una cosa che io posso fare, sono capace di fare, dico di sì, probabilmente avrei detto di no, perché non facevo parte di quello, probabilmente avrei detto di no. Ma sono diventato giudice e poco dopo il Connecticut l'ha imposto sul serio, il New York anche, il federale anche, e il Vermont, stato molto civile, mai. Poi in New York è successo che tramite certe decisioni tecniche, la grande giudice, Chief Judge di New York, la Judith Kaye, ha detto che era invalida come scritta, e la legislatura non ha mai aggiustato, così attualmente nel New York e nel Vermont non c'è, ma c'è nel Connecticut, sono 7-8 persone condannate, che ancora il processo di appelli per appelli e così, che faranno un certo appello federale, ma venga, siede lì dietro. C'è un certo appello, c'è appelli federali in quello, e poi c'è il federale che la nazione li ha messi, per cui possono anche per certi delitti che sarebbero statali ma possono essere anche federali portarli in corti federali, proprio per il gusto di cercare di avere la pena di morte.
E a questo punto cosa faccio? Beh, la prima possibilità è dire mi dimetto. Se forse non avrei fatto il giudice davanti a questo, un modo di non dovere trattare la cosa e lasciare la corte. O, meno drammaticamente, levarmi dai casi di pena di morte dicendo sono così di una parte, non posso seguire la legge e quindi non posso fare il giudice in questi casi. Se c'è qualsiasi caso in cui c'è una compagnia in cui mia moglie ha due azioni, io mi levo da quel caso, perché il giudice non può far parte di una cosa dove è già preso decisione, e potrei benissimo dire questo. Tanto più che adesso, come giudice anziano, avrei anche il diritto di dire certe categorie di casi non li voglio sentire, perché i giudici anziani da noi federali possono fare il diavolo che vogliono, possiamo sentire 100% dei casi, io faccio 2/3 adesso, o pochissimi, e anche scegliere. Io ci ho pensato molto e ho deciso che questo sarebbe sbagliato, di levarmi come giudice, perché moralmente penso che la pena di morte è una cosa così sbagliata, sarebbe uno sbaglio. Sarebbe uno sbaglio perché sarebbe fare il Ponzio Pilato. Sarebbe lavarmi le mani e dire aspetta a voi. In una situazione dove se io ci sono posso fare qualche cosa. Ossia, se tutti quelli che la pensano come me si levassero da giudice, farebbe che tutti i giudici sono giudici che sono più o meno favorevoli alla pena di morte. E quello non sarebbe bello, perché non sarebbero giudici, l'applicherebbero così, senza pensarci, perché gli sembra giusto, è bene. E quando la legge è giusta è facile fare le cose. E questo è una cosa assai difficile, ma a cui ci tengo parecchio. D'altra parte, non posso dire che disdegno persone che invece si tirerebbero via, fuori. Come dico, io ci ho pensato molto e ho detto no, devo fare questo anche se, e poi riparliamo cosa vuol dire il se. Quando dico non disdegno, anzi ammiro certe persone che dicono no, io proprio non posso fare, lo dico in vari modi, perché se so benissimo che se questo mi imporrebbe a me di essere quello che ammazzasse la persona direttamente, non lo potrei fare, non sarei capace di farlo e allora dovrei levarmi. E il livello a cui uno dice no, io non posso, è un livello molto personale. E vi dirò che il giudice della Corte Suprema, Potter Stewart, un grande giudice, ex allievo della mia scuola, molto più anziano di me, è riuscito con un altro giudice, anche nostro, con cui parlerò di più, a un certo punto, negli anni 70, a dichiarare temporaneamente tutte le pene di morte, anche statali, invalide per invalide procedure. E sperava, un tipo di second look come di parlavo ieri, di rimandare a dialogo, e sperava che relativamente pochi stati avrebbero rimposto la pena di morte e che a quel punto avrebbe potuto dire è crudele e inconsueto e la Costituzione poteva dire allora dichiariamo invalida per fini. Invece, per ragioni anche che hanno un po' sbagliato come ha messo la domanda, perché l'hanno messo in modo che tutti credevano che finalmente la Corte avrebbe detto che era invalida, così politicamente quelli che erano a favore erano tutti lì in piazza e quelli che erano contrari dicevano ma perché dobbiamo spendere soldi politici, la Corte li dichiarerà
invalida in ogni modo, e per questo sbaglio è successo che molti stati l'hanno rimposta, e a quel punto Potter Stewart non ha potuto dire è inconsueta. È stato lì quando la Corte Suprema ha affermato una pena di morte, e poi dopo si è dimesso. Non è detto il perché, era ancora giovane. Per caso, perché non aveva niente col fatto che si è dimesso, è morto relativamente presto dopo, circa 8-9 mesi dopo. E c'è stato il memoriale alla Corte Suprema, e io come preside della sua facoltà sono stato invitato a dire due o tre parole. E in questo ho detto che mi è sembrato che lui si è dimesso, nessuno lo sapeva, capiva? Si è dimesso, io ho detto che lui si è dimesso perché non voleva imporre la pena di morte, non voleva sentire. E tutta Washington davanti ha fatto, oh, come dire una cosa così? Perché sua moglie, che era seduta proprio lì dove lei, che ha fatto. E così dico, non sdegno una persona che prende questa posizione, però ho deciso che non deve essere la mia. Allora cosa fare? Un'altra possibilità è di nullificare. In ogni caso di dire no, anche se il diritto non porta a quella. Il problema di quello è prima che ho fatto un giuramento di seguire il diritto. Secondo, che se infatti un giudice che la pensa come me facesse una nullifica di non seguire il diritto perché non gli va, i presidenti avrebbero ragione a dire che persone così non le possiamo nominare a fare giudici. Così il risultato sarebbe che persone che la pensano come la penso io non diventerebbero giudici affatto, e si sarebbe come se io mi lavassi le mani. Ma più importante, sì, importante per il giuramento che ho fatto da giudice, ma anche importante tecnicamente, una ragione per cui la nullificazione da parte del giudice per me non è accettabile è che se lo faccio io, lo fanno anche gli altri. E mentre stimo i miei colleghi, stimo la legge di più. Mi fido di più della legge che controlli il giudice Walker, primo cugino di H.W. Bush, o il giudice tale che era capo del partito conservatore estrema destra del New York, o il giudice di una sinistra. Mi fido di più della legge che del loro giudizio su quello che è morale o immorale. Per certi uni tante cose orribili sono più morali. Quindi non mi fido di questi, ma come faccio a imporgli a loro a seguire il diritto se non sono pronto a farlo anch'io? Con questo però contrasterei due cose. Una è la stessa cosa fatta dalle giurie pubbliche, juries. C'è tutto un dibattito se le giurie hanno il diritto di non seguire il diritto. Il giudice gli dice, ladies and gentlemen of the jury, signore e signori della giuria, questo è il diritto e voi dovete seguirlo. Quello che dice il giudice, spiega il diritto e poi quelli della giuria dicono colpevole, non colpevole, ben colpevole, così. Danno una risposta, non danno ragioni per lo più. Le giurie, io credo, e c'è tutto un dibattito su questo, ma un dibattito proprio accademico nel senso così, che non porta a niente, io credo che le giurie invece hanno proprio il diritto di non seguire la legge,
che possono riflettere il pensiero non unspoken, non detto, e spesso anche unspeakable, anche terribile, del popolo, perché le giurie, scelte giustamente, rappresentano il popolo, vengono da tutto il popolo e quindi sono forse più democratiche anche che le legislature. E che proprio per quello che nel nostro sistema le giurie hanno tanto potere per far entrare un concetto di democrazia, democratico, nel diritto, per dire no, questo diritto in questa situazione non si deve seguire. La legge dice che l'eutanasia non c'è, ma in questo caso non mi sente, dice la giuria, di condannare questo disgraziato che, vedendo una persona che, a cui voleva tanto bene, soffrire tanto, ha fatto una cosa che sarà un delitto, ma io, dice la giuria, in galera non lo mando. E non dice perché o perché no, dà una risposta che non fa legge, perché non spiega. Ed è interessante che noi, anche quelli che dicono le giurie dovrebbero seguire il diritto, hanno il diritto a nullificare, lo dicono, le dicono, le dicono, però non fanno niente alle giurie quando decidono. Ossia, noi diciamo alle giurie dovete seguire il diritto, così per la più parte lo fanno. Ma quando veramente non lo vogliono fare, diciamo, la giuria ha deciso così, perché non sappiamo, ma aspetta loro. Quindi il giudice non può nullificare, le giurie sì. E vi dirò che quando il governo federale, in certi casi di omicidio che sarebbe normalmente statale, un omicidio qualunque, se ci fossero omicidi qualunque, un omicidio qualunque nel Vermont, che qualche procuratore generale vuole invece che ci fosse la pena di morte, trova un rampino per portarlo in corte federale così da imporre la pena di morte, questo succede, è successo abbastanza spesso nel New York, da quando il New York non ha pena di morte, ed è interessante che mentre quando il New York aveva pena di morte, le giurie condannavano, da quando invece New York non ce l'ha, le giurie nel New York l'hanno imposto solo in un caso dove c'è stato uno sbaglio e il caso è stato rimandato, perché le giurie dicevano, ma noi siamo del New York, cosa veneteci voi federali a dirci che dobbiamo imporre la pena di morte? Ma no, a noi non ci va. Così, in quel senso, sono molto più, così, quello diverso dal giudice che nullifica. L'altra cosa che vorrei distinguere, perché è molto importante, è il giudice nella Germania nazista, nell'Italia fascista. Ossia, ieri uno mi ha chiesto, dopo le domande generali, ma lei ha mai pensato di rigettare, di scartare il sistema totale del paese? Di dire che è un paese ingiusto, per cui lei non fa parte. Io gli ho detto certe cose, momenti di dubbio e così colà. Vorrei contrastare la situazione in cui un giudice si trova giudice di un paese fondamentalmente ingiusto. Non davanti a una cosa molto importante che è ingiusta, ma al tutto. In quella situazione io credo che il giudice ha un dovere, ha un obbligo di diventare rivoluzionario. Non è più un giudice, è un rivoluzionario in toga. È una cosa pericolosissima, ci può perdere la vita, potrà dover scappare. Mio padre, medico,
era rivoluzionario in toga bianca, da medico. A un certo punto abbiamo dovuto scappare. Ma tutta la sua vita era in opposizione a questo paese ingiusto. E così io spererei che non succedesse una cosa del genere mai, ma che se mi trovassi come giudice nel nazismo o nel fascismo, allora farei un ostruzionismo completo da tutte le parti per cercare di bloccare questo paese ingiusto. Il mio problema, invece, è che gli Stati Uniti ha molti difetti, tutti i paesi hanno molti difetti, forse ne ha più che certi uni, meno di certi altri, così, ma nell'insieme io accetto che questo sia un paese per lo più giusto. Ci sono delle cose specifiche che sono ingiuste. E in quella situazione è quella che io dico: non posso nullificare. Non posso accettare globalmente e poi dire perché questa cosa non mi va, io non la applico, perché sennò tutti gli altri, come dico, avrebbe fatto la stessa cosa. Volevo ritornare un momento, perché mi ero dimenticato, alla questione di levarmi dal caso e contrastare lì la situazione del medico o del funzionario che non vuole fare una cosa contro coscienza. Ossia il medico, per esempio, molto cattolico che non vuole fare un aborto, o il funzionario che non vuole vendere certe cose perché non gli piace, e dice no, io ho diritto di coscienza di non farlo. Una persona, per me, in quella situazione, uno può benissimo dire no, io non lo faccio. Perché distingo questo con il giudice? Perché questo funzionario, se lui non lo fa, lo fa un altro. Non c'è questione di decisione, questo è adatto, questa è giusta, questa legge o no. Non è da dire che allora lo fanno solo persone che non vanno d'accordo con me. Non c'è questo fatto di discrezione che inevitabilmente il giudice ha, che distingue quella situazione. Ma allora cosa fare? Io ho parlato di quanto potere hanno i giudici di corte d'appello nel creare il diritto. Sì, è vero che abbiamo molto potere, ma però in un certo senso siamo anche i più constrained, i più limitati di qualsiasi altro giudice. Perché? La Corte Suprema crea i parametri. È stata la Corte Suprema a dire, sbagliatamente dal mio punto di vista, che la pena di morte non è inconsueta e crudele. Se avesse guardato al mondo anziché solo all'America, avrebbe detto è inconsueta. Guardando in America poteva dire di no. È deciso in un altro modo per i minorenni e i minorati, perché anche in America era inconsueta. Ma in generale ha detto, e su questo io non ci posso fare niente, perché loro determinano i parametri. I giudici di prima istanza trovano i fatti, controllano il processo e hanno in questo un potere enorme, in quello che ammettono come prove, in quello che scartano come prove, quello che dicono alla giuria e così. Quindi io so benissimo che se c'è un caso di pena di morte davanti al giudice Weinstein, un grandissimo giudice, molto vecchio, per professore Columbia, la pena di morte per la giuria non la darà, perché il giudice di prima istanza, facendo il suo mestiere, riuscirà a spingere in una direzione tutto il processo. A noi invece viene il carteggio. Ma per di più, noi, collegi di tre giudici, siamo obbligati a seguire le decisioni di precedente, fatte da qualunque altro collegio della nostra corte.
Quindi, se voi tre decidete Pinco, e io ho lo stesso caso, la stessa questione legale, 6 mesi, 1 anno, 3 anni dopo, non posso dire Pallino. Devo dire la stessa cosa che avete detto voi. E questo è molto importante per la funzione della Corte. Possiamo ribaltare quello che voi avete detto se ci riuniamo in plenum. Ossia, se tutta la Corte, se tutti i giudici della Corte accettano un richiamo da quel caso, allora possiamo dire il primo collegio è sbagliato, facciamo quello che vuole il secondo. Noi, certe corti d'appello federale vanno in plenum abbastanza spesso. Noi per tradizione, è una buona tradizione, in generale non andiamo in plenum. Forse una volta o due all'anno in un caso veramente importante dove bisogna stabilire tutta una struttura del diritto andiamo in plenum. Siamo andati in plenum quando la Corte Suprema ha detto che i giudici di prima istanza avevano molto più potere sulle sentenze di quanto la legge scritta sembrava di darle, e allora c'era tutta la questione di come lo fanno, quando lo fanno, che diritto abbiamo noi a riguardare questa cosa. Siamo andati in plenum, abbiamo scritto una sentenza a Cavera, l'ho scritta io perché il Presidente mi ha chiesto di scrivere a me, unanimità. Qualche volta si va, ma nel caso normale non si va in plenum, e quindi questo collegio ci lega. Questo vuol dire che io, in una certa situazione, e sono molte dove il punto del diritto è deciso, non posso fare quello che avrei voluto fare e dire il diritto è contrario, devo seguire la Corte Suprema, seguire le decisioni di altri collegi e trovare i fatti come trovati davanti a me dalla Corte di prima istanza e Giulia. Ma allora cosa fare? Una cosa strana è che in questa situazione molti giudici sono diventati automatons, persone che hanno seguito. C'è pena di morte? Va bene. C'è pena di morte? Va bene. Siamo la bouche de la loi, noi non abbiamo nessuna discrezione, applichiamo. Questo si è visto particolarmente in quel giudice White, di cui ho parlato prima, che con Potter Stewart sono stati quelli a rimandare per un second look. Quando è tornato, Potter Stewart si è levato dalla Corte. Bart White invece è diventato uno che qualcuno avrebbe potuto dire era un feroce applicatore della pena di morte. C'è, va bene. Benché fosse stato contrario. E questo fatto è una cosa storica, filosofica, psicologica, molto interessante, che ha poi, come tutte queste cose, precedenti storici, drammatici e importanti. Il mio collega, morto molto giovane, Robert Cover, ha scritto un grandissimo libro che si chiama Justice Accused, la giustizia accusata, in cui parlò dei giudici abolizionisti prima della guerra civile, giudici che opponevano la schiavitù e che invece applicavano ferocemente le leggi federali che gli dicevano di ridare ai proprietari schiavi scappati e arrivati in terreno libero nel Massachusetts, per esempio. E questi schiavisti mandavano gente a cercare, a portare, portar via questi, e la cosa andava in corte e il pubblico era
guarda, questa cosa orrenda, ma questi giudici che erano antischiavitù, molti di questi su quella legge non c'era niente da fare, l'applichiamo, l'applichiamo, l'applichiamo. E Bob Cover si domanda il perché di questo. E il giudice più grande, l'esempio drammatico di questo, era un certo Lemuel Shaw, il grande presidente della Corte Suprema del Massachusetts, un giudice di un attivismo, di una volontà di creare legge incredibile. È stato lui che ha creato tutto il diritto commerciale degli Stati Uniti, anche se fosse di Harvard, lo devo dire, quello che ha portato il concetto di colpa nel diritto di infortunistica negli Stati Uniti 30 anni prima che in Inghilterra ci arrivassero, un grandissimo giudice creativo che capiva che il suo mestiere di common law era di rendere la legge efficace nel mondo in cui viveva, ed era abolizionista feroce, proprio faceva parte di quello, parente credo di quel Shaw che è stato il capitano di un gruppo di soldati di colore, che un martire, una persona, tutta una famiglia, quella come quella di mia moglie, che erano dal principio antischiavitù e attivi in questo. Ma quando erano queste leggi, le applicava così. E perché? Ma ci sono varie possibili spiegazioni. Bob Cover dice che guardandoci dentro, la cosa che succedeva è che questi trovavano così terribile, così orribile quello che erano obbligati a fare, ossia imporre la pena di morte o ridare indietro questi schiavi fuggiti, che si convincevano che non c'era posto per agire, che loro erano solo un arnese nella mano della legge, la bouche de la loi. Non sono io, è la legge. Perché se potessero fare in un caso, allora perché? Che colpa hai nel caso dove non trovi il modo di non seguire la legge, un modo giusto? Diventa colpa tua di non aver fatto. Se invece non c'è niente da fare, è automatico, beh, non sono io. Interessante. Non so se sia vero. Come in tante cose del diritto, c'è più che un accenno letterario. Perché Lemuel Shaw aveva un genero molto più grande di lui. Il genero di Lemuel Shaw era uno scrittore ed era uno che Lemuel Shaw aiutava molto, gli dava soldi, gli permetteva di scrivere ed erano molto stretti. Questo genero era niente meno che Herman Melville, della balena. Grandissimo scrittore, il quale ha scritto una novella famosissima che si chiama Billy Budd. In Billy Budd il capitano della nave, il capitano Ver, V-E-R-E, verità, è costretto ad impiccare il suo favorito, una persona perfetta, meravigliosa, Billy Budd, perché in uno scontro ha dato un pugno al malvagio sottufficiale che trattava tutti malissimo. E il capitano Ver dice: qui c'è la legge, non c'è niente da fare, lo faccio. Tutti sanno che Billy Budd in un certo senso era anche una storia sulla schiavitù, perché Billy Budd non riesce a parlare, è reso muto davanti a questa corte militare e le persone di colore, gli ex schiavi, non potevano fare testimoni. Dunque c'erano tanti accenni che persone... Ma questa connessione
fra Lemuel Shaw, che era Captain Dare, di cui parlava Melville, diceva guarda questa situazione, i letterari non lo sapevano, l'ha scoperto Bob Cover, io indipendentemente insegnando Torts, così. E questo fatto è molto interessante perché Melville si domandava in questa novella, ma veramente non c'era niente che poteva fare? Come mai che una persona così per bene si trovasse in quella situazione? Si era convinto che non c'era niente da fare per quello? In certi conti di questa storia il vecchio Capitano Verde dice, oh Dio santo, avrei potuto fare qualche cosa. Ma ovviamente quella è una posizione che io non trovo accettabile. Se mi trovassi prima di accettare quella, allora sì che mi rileverei dalla corte, perché allora sarei peggio di quelli che rimangono e quindi perché stare nella corte? Fare il Ponzio Pilato in quella situazione sarebbe bellissimo. E allora cosa fare? Allora cosa fare? Ma c'è solo una cosa da fare, e quella è di svegliarsi nel mezzo della notte, quello simbolico, ma per molto tempo, e vedere se c'è un modo che segue il diritto, che è fedele al diritto, per non applicarlo in questa situazione. E questo fatto è parte fondamentale del mestiere del giudice nostro, e come lo vedo io, non solo nei casi drammatici, ma anche nei casi così, dove la legge sembra ingiusta, ma non a un livello drammatico. Una volta facevo una moot court, una corte di prova per gli studenti, con un grande giudice federale, ma dell'Arkansas, che si chiamava Morris Arnold, un giudice molto conservatore, così. E uno studente ci ha detto, does it do any good to plead the equities? Quando sei davanti a una corte, vale la pena dire non solo quello che è la legge, ma quello che ti sembra giusto? E tutti e due noi abbiamo risposto così, la stessa cosa. Naturalmente ci fa lavorare di più. Se la legge sembra giusta, è caso semplice. Si applica la legge e si va a casa. E quando, vedendola, sembra ingiusta, che allora ci svegliamo nel mezzo della notte per vedere se questa è veramente la legge. O se invece, seguendo la legge, si può non applicarla. In questo caso, venire in quell'altro modo. E vi dirò che, a parte casi drammatici, mi succede abbastanza spesso di dire guarda, questo non mi sembra giusto. E così star sveglio la notte e cercare di pensare ma il diritto è veramente così o colà, cioè. E non sempre, ma non di rado, trovare che infatti il diritto non è come tutti lo credevano che fosse. Sì, certe volte quando mi sveglio in mezzo della notte perché mi sembra che la legge è ingiusta, poi mi convinco che invece la legge è giusta e che mi ero sbagliato io sulla giustizia della cosa. E persona modestissima come me, non fa male di capire che una volta ogni tanto non sei tu che hai ragione, ma che ci sono, che l'insieme della legge è più savio di te. Ma ci sono anche le volte in cui capisci che il diritto non è come tutti gli altri lo pensassero. Poi la mattina dopo arrivi lì in colloquio con gli altri giudici e gli dici, sentite, tutti dicono che la legge è così, ma invece per queste ragioni io credo che la legge è così e quindi questo risultato deve essere l'opposto di quello che si avrebbe pensato. A quel punto, se uno non è in una corte ideologica, e la nostra corte per lo più non lo è, più spesso che no,
uno o tutti e due gli altri giudici del collegio ti dicono: bravo Guido, questo caso mi disturbava a me, adesso capisco il perché possiamo fare quello. Ovviamente non lo gli disturbava quanto mi disturbava a me, se no si sarebbero svegliati loro. Ma una volta che io gli trovo il modo, dicono: è vero, perché è giusto, seguendo la legge. E quella notte poi si dorme bene, si dorme proprio bene. E dico che questo non è una cosa che fa solo Guido. Gli altri giudici lo fanno loro per le cose che gli sembrano a loro di essere ingiuste. E se tirano fuori qualche cosa, sarei io poi il giudice a dire: ah, bravo, non ci avevo pensato, ma questo mi sembrava un po' così a me, non tanto da svegliarmi nel mezzo della notte. Questo fatto è uno dei fatti fondamentali nel portare la legge avanti, di non sbagliarsi che perché c'è stato un caso così che ha detto questo e questo e questo, che invece non si applica in questa situazione perché ci sono delle cose diverse, e invece se uno non si ferma, non si mette, applica automaticamente la cosa. E questo quindi non è un nullificare, è il fare il proprio mestiere a un livello più profondo. E questo dovere di fare questo è fondamentale. San Tommaso Moro diceva: Dio ci ha dato il cervello, l'intelligenza, per evitare il martirio. Poi è finito martire. Ma Dio ci dà il cervello per evitare le cose ingiuste, e quindi si deve fare. In casi dove la legge è particolarmente ingiusta e immorale, questo svegliarsi nel mezzo della notte non succede all'ultimo. Per me, se vedo che il portato federale nel Vermont o un caso federale diretto di pena di morte, dal momento che questo caso incomincia, che sarà in un caso così probabilmente vari anni prima che arriva davanti alla Corte, e forse sono parte del collegio che segue questo, più probabilmente no, ma in ogni modo, qualche cosa da dire, io incomincio a seguire questo caso, guardare e vedere se c'è uno sbaglio di qualsiasi genere, per cui se venisse imposta la pena di morte io posso dire: sì, ma c'è uno sbaglio, bisogna rimandare. E questa è una cosa seria, si incomincia dal principio e si guarda. C'è stato un caso abbastanza drammatico, federale, pena di morte, di due imputati in cui la giuria ha trovato non pena di morte nel primo e stava discutendo quella dell'altro. Il giudice di prima istanza, un grandissimo giudice, sa che pensiamo di me, che ha proprio scritto il libro sulla procedura, così, che ha trattato di questo caso. Io, guardando questo, ho trovato che ha fatto uno sbaglio. Questo giudice che sbagli non ne faceva, ma uno sbaglio proprio molto interessante, tecnico del diritto, che apriva certe cose, proprio il fatto che c'erano due persone davanti alla corte insieme, per cui certe cose che potevano andare in altre situazioni non potevano andare lì. Ed ero pronto, se questo mi arrivava, con pena di morte, a dire no, perché è proprio uno sbaglio che puntava su quello. Infatti la giuria si è rifiutata di fare mettere la pena di morte anche in quello, come così nella più parte dei casi, e così la cosa non è avvenuta. Sono andato davanti a lui, ho trovato in colazione questo giudice Sam, gli ho detto: Sam, sai che ti sei sbagliato in quel caso? E lui fa: come? Più anziano di me. Come? Mi sono sbagliato. Senti, questo e questo. Per questo c'è una questione aperta, io credo che la deciderei nel modo opposto della tua. E questo fa: porca miseria, hai ragione. Ossia, spesso il diritto è tale
che se uno ci guarda sul serio, abbastanza spesso può trovare la ragione per cui una cosa ingiusta. Non è obbligato a seguire. Ma poi, e a me non è ancora successo, e spero non succederà mai, che cosa si fa se uno non trova, vedendosi, non trova le sue sbaglio. Ma una cosa che può fare, deve fare, allora è scrivere la sentenza concorrente, la sentenza che parla alla storia, che dice che questo è fondamentalmente ingiusto, che la Corte Suprema si sbaglia nel non dire che è crudele e inconsueto, che questo che ho primo piano prima si sbaglia, che si dovrebbe fare così. Mi dispiace, io sono obbligato a seguire, ma dico per la storia, per il futuro, che questo è un ingiusto. Quello è molto divertente. Uno è libero. Scrive una sentenza bellissima. Come dico, l'ho appena fatto, una piccola sentenza di 10 pagine sul finanziamento pubblico. E mi sono divertito un mondo. Allora, sono io che parlo, il grande Calabresi, che dice questo e quest'altro e così. Il problema di fare questo è che è una tentazione. È troppo divertente. Ti fa sentire troppo bene. Io lo so, sono giusto, tutti gli altri che cretini. T.S. Eliot, un poeta che io odio, perché era una personaccia, ma un grande poeta, disse nel omicidio nella cattedrale, parlò della tentazione al martirio, di volere fare il martire. Questo di volere scrivere la sentenza così concorrente dicendo siete tutti sbagliati, povero me, devo seguirli, eccetera, è un tentativo, una tentazione al martirio. Ma è una tentazione al martirio particolarmente facile, perché il martire poi non sei tu, è il disgraziato che non sei riuscito ad aiutare. Tu dici io, poveretto, devo seguire il diritto, devo fare una cosa che a me non piace, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che va in galera o che è ingiustiziato è un altro. Quindi è una tentazione particolarmente pericolosa da evitare, perché può fare che invece di svegliarsi davvero in mezzo della notte, seguire il caso, vedere se c'è uno sbaglio, uno può dire troppo, troppo presto, ah, povero me, e scrivere questa grande sentenza che dopo tutto tutti dicono ah guarda come è una persona per bene lui in confronto agli altri, così. Quindi è una cosa, un pericolo veramente da evitare, però all'ultimo, se non c'è proprio nient'altro da fare, uno fa quello e dice così. E allora che cosa succede del disgraziato? Come dico, finora, prima perché i casi che vengono da noi di pena di morte non sono molti, sono molto pochi, perché anche se c'è un'applicazione di questo, per molte ragioni non viene fatto nella nostra parte del paese. Diciamo, due stati non ce l'hanno, il Connecticut, se Dio vuole, sta per abolirla in questi giorni, non retroattivamente, che crea tutte tante cose, ma possibilità di diritto da fare anche lì, avete fatto solo nel futuro perché giustiziate persone di prima, eccetera, eccetera, eccetera. E il federale, come dico, le giurie per lo più non la applicano a cose che dovrebbero essere statali anche se il federale l'ha portato. Quindi finora sono stati pochi i casi, due, in tutti e due io non facevo parte del pannello, ma ho trovato una cosa importante e drammatica per cui il diritto che applicavano era sbagliato, ancora nessuno di questi sono stati giustiziati, ma così. Ma che cosa succederebbe se mi trovassi davanti alla cosa? No.
Credo che dovrei. Vabbè, io non sono giudice di prima istanza, non sono quello che fa la condanna, ma se veramente non trovassi nient'altro da fare, seguirei la legge. Scriverei una sentenza dicendo che questo è ingiusto, scriverei per la storia una sentenza concorrente, ma finalmente penso che sarei obbligato a seguire la legge proprio perché è quello che mi mette nella posizione di salvare tanti altri. Ma questo è molto brutto. E se uno deve fare questo, come dico, non mi è successo, ma se uno deve fare questo, cosa può fare? Non può chiedere perdono alla persona. Non ha diritto di fare quello. È fra sé e il proprio Dio. È fra sé e il proprio Dio. E dire sono, non sono stato bravo abbastanza. Anche Tommaso Moro è finito martire. Non sono stato bravo abbastanza a fare la cosa. Non si può chiedere a quello che uno non è riuscito a salvare a dire beh, perdonami, ho fatto il meglio che potevo. Un grande giudice di prima istanza, continua a farlo da 87 anni, che era mio professore di diritto costituzionale, è diventato preside a Yale e poi è diventato giudice di prima istanza nel Pennsylvania, Lewis Pollack, una persona santa, bravissima, quando è diventato giudice da accademico, ha dovuto imporre una pena di prigione di molti anni che gli sembrava ingiusta. Ma non aveva spazio, era obbligatorio, e ha fatto questo, e dovete scusarmi le parolacce, ma questa è la storia, fatto questo, è sceso dalla cattedra, è andato a quello che aveva condannato a 30-40 anni in prigione e gli ha detto, guarda, mi dispiace proprio molto di aver dovuto fare questo, non avrei voluto, ma l'ho dovuto fare. Quello lo guarda e gli dice, fuck you! Parola che non traduco, voi che sanno, parolacce. E Pollack dice questa storia di sé per dire che ho capito che non avevo il diritto di dire a quello, oh no, che fagli fare, oh no, tu sei stato bravo, va bene, ma no, a me non importa. Altro che se importa. Uno non ha il diritto di imporre quello, quindi diventa una questione profondamente fra uno e il proprio Dio, o non Dio, o qualsiasi cosa da cui trattare. Va bene. Tutto questo, malgrado tutto, relativamente facile. La cosa, il caso più difficile, ve lo dico adesso, a cui non ho risposta. Se svegliandomi nel mezzo della notte mi viene in mente una ragione per cui questa legge non siamo obbligati ad applicarla, per cui questa persona può essere salvata. Ed è una cosa plausibile. Tanto che se io andassi la mattina dopo davanti al collegio e dico no, guardate, questo non si può fare, o non siamo obbligati a fare per queste e queste ragioni, con tutta la capacità che Dio mi ha dato di convincere gli altri, penso che almeno uno degli altri giudici avrebbe detto bravo Guido, ti seguo. L'unico problema è che io non ci credo a quel rampino. Ossia, ho trovato il rampino, ma è un rampino che se non fosse pena di morte, che se non fosse in questo caso dove voglio un risultato, troverei non è giusto nel diritto. E se io vado davanti ai miei colleghi il giorno dopo
e gli dico: guardate, c'è questo modo per non farlo. E quelli mi dicono: e Guido, tu ci credi? Gli dico: no, ma vorrei che voi ci credessi. Questi dicono: no, grazie. E se invece io gli dico: sì, sì, ci credo, e loro, convinti di questo, scrivono una sentenza seguendo questo rampino che non impone la pena su quello, e io poi a quel punto scrivo una sentenza dissediente dicendo: sono molto contento del risultato, ma questo rampino non vale niente. Questi mi ammazzano e sarebbe omicidio giustificato. In quel caso cosa faccio? Guardate, se fosse avvocato avrei tutto il diritto di portare questo rampino al suo più forte emozionalmente, perché un avvocato è obbligato a dire la verità, a non fare falso di fatti, ma qualsiasi teoria giuridica, legale, plausibile, ha diritto di portarlo alla corte. E la corte non ha nessun diritto di dire: ma lei ci crede a questo? L'avvocato dice: ma non spetta a me, spetta a lei di decidere il diritto. Questo è un punto di vista plausibile e altro che. L'avvocato ha il dovere di fare questo. Ma il giudice in un collegio è legato a dire la verità ai propri colleghi di quello che pensa? O può, in un caso così drammatico, fare in un altro modo? E questa è la domanda difficile a cui non do risposta. Io ho chiesto questo a tantissime persone molto sagge, di cui circa la metà mi ha detto: no, non lo puoi fare. E l'altra metà ha detto: ma naturalmente lo devi fare. Tra questi, un certo Marshall, che era stato procuratore, Burke Marshall, generale degli Stati Uniti, grande amico dei Kennedy, una persona grandissima in nostra facoltà, che mi disse: ma il caso non verrà mai, perché in quella situazione tu ti convincerai che questo rampino è giusto. E forse così, you would rationalize. E io gli ho detto: sì, ma io vedo il mio mestiere come uno in cui devo guardarmi con una luce feroce per non rationalize, per vedere che cos'è veramente il diritto. E questo mi fa: è bravo, perché guardi con una luce tanto feroce e un disgraziato va a morire, falla meno. Dico questo per dire, questa è la risposta di un uomo molto savio del mondo. Altre persone dicono: no, 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 assolutamente no, devi seguire, non puoi non fare quello. Essendo giudice, specialmente giudice americano, dico: ma se mai quel caso mi arriva lo deciderò allora. E così pongo la domanda e poi vedremo. Io spero che quello non mi succederà mai, che non mi succederà mai di dovere scrivere una sentenza per il mondo dicendo però che debbo seguire. Scrivo una sentenza per il mondo dicendo: non sono d'accordo, voi fate questo ma è sbagliato in questo caso. Sì, quello so fare, ho fatto il mio meglio, ho trovato il rampino, quello non l'hanno capito. Non posso andare io a aprire la porta della prigione, però posso dire che questo è ingiusto in questo caso. La situazione in cui io dovrei andare come giudice d'accordo, dicendo che però la legge è sbagliata, finora non è successa. Ho 79 anni, se Dio vuole morirò prima di avere un caso tale. Per di più, non so cosa dirvi. Dire che tutte le altre possibilità, levarsi e lasciare solo che i giudici, che non sono contrari, fanno il diritto, no. Stare e diventare un automatico applicatore, certo no. Nullificare e quindi dare
potere a tutti gli altri che avrebbero nullificato nelle cose che non gli va bene? No. E quindi si fa il proprio meglio e si chiede perdono. Grazie. Domande, domande. Tu c'hai il microfono, domande di tutti i generi, non solo di quello di cui hai parlato oggi, ma anche gli altri giorni e anche proprio sulla pena di morte negli Stati Uniti, cose così. Chiunque voglia. Altrimenti chiedi tu, sono Guido, giusto? La regola sono sempre la stessa, che se non ti fanno domande loro, sei tu che chiedi. E so ben chi chiamare. Ringrazio per questo. Parla forte perché sono sordo. La ringrazio per questo ciclo bellissimo di lezioni e vorrei cogliere l'occasione di chiederle di aiutarmi a capire un elemento che ho visto sia ieri quando lei parlava del dialogo costituzionale con il popolo, sia oggi poi anche quando lei ha parlato della giuria popolare. Perché in tutte e due le occasioni, quando lei ieri rispondeva al nostro laureando che lavora su Ackerman, sia oggi, lei ha ricorso a queste immagini come la maggioranza profonda, una volontà non detta e indicibile delle giurie popolari, no? Il Volksgeist. Quindi mi sembra come se la nostra capacità di discutere argomentando razionalmente si deve per forza affermare laddove uno invoca il popolo e lì non abbiamo più capacità di verificare in un modo empirico, logico i nostri argomenti, ma dobbiamo lasciarci alle intuizioni, dove uno deve dire io sono capace di intuire qual è la volontà profonda, no? Ecco, questa è una domanda molto bella che poi per caso sta andando proprio verso certe cose su cui sto lavorando attualmente. Questa estate scorsa, per la prima volta in 27 anni, ho avuto un mese che non facevo né giudice né professore e mi sono messo in un posto bellissimo che mi ha dato mio suocero, una capanna in un lago del Maine, che lui ha dato non a sua figlia maggiore, non a suo figlio, non a mia moglie, a sua figlia minore, ma a me, perché tu professore devi poter andare in un posto dove, bello, dove non ci sono, c'è telefono per poter fare quello che vuole. Mi sono messo a scrivere per la prima, un libro per la prima volta in 26-7 anni, perché articoli ho potuto scrivere nell'intervallo di fare queste cose, ma libro no. E questo libro è proprio sul rapporto fra l'analisi economica del diritto, il futuro di questo e legge ed economia. E incomincio, e vedrà poi come questo viene, la differenza fra l'analisi economica del diritto, come dice la chiamata il mio grande amico Posner, e legge ed economia, che è quello che Coase e io abbiamo fatto dal principio. E incomincio con la domanda che hanno fatto a John Stuart Mill. Ha fatto una domanda, uno ha detto che erano le teste più importanti del secolo, le persone più importanti, seminal minds del secolo, 750-850. Mill rispose Coleridge, il poeta, interessante, che disse questo, e poi naturalmente Bentham. E disse di Bentham, he approached all ideas as a stranger. Qualsiasi idea l'avvicinava da straniero. Bello detto. And if they did not meet his test of utility, e se non erano spiegabili a secondo la sua teoria di utility, he dismissed them as vague generalities, le scartava come generalità vaghe. Nonsense, nonsense on stilts, cretinerie, cretinerie alte. E poi disse Mill, quello che non capiva Bentham
era che in queste vaghe generalizzazioni, generalità, c'era tutta l'esperienza della razza umana. Ossia, tutta la cosa che non veniva spiegata da questa teoria. Poi dice Mill, non solo quello, anche secoli d'abuso, regole che non valgono più, tante cose che bisogna scartare, ma non è da scartare immediatamente perché la teoria non li spiega. Economic analysis of law, o quello che si può fare con qualsiasi teoria di diritto, filosofica o che sia, ma diciamo, prendiamo il momento, analisi economica del diritto, prende una teoria economica, guarda al mondo, e se il mondo non è spiegabile, dice il mondo è irrazionale, bisogna cambiarlo. Questa teoria può essere la teoria di Chicago, come fa Posner, o può essere marxista, non importa. È una teoria, guarda e dice ci sta o non ci sta. Per me, law and economics, invece, è un rapporto bilaterale. Si guarda con una teoria, che in caso di diritto, teoria di legge, si guarda il mondo com'è, e se il mondo non si spiega da quello, ci si domanda, ma la teoria è ampia abbastanza? O c'ha dei limiti imposti da quella disciplina che non sono poi obbligatori, si spera che quella disciplina può ampliarsi, o altre discipline devono entrare per poter spiegare perché la gente si comporta in questo modo. E questo, Coase, ha fatto per primo negli anni 20 nel suo grande articolo sulla teoria della ditta, in cui ha detto se i mercati non costassero niente non ci sarebbero ditte, si farebbe tutto così per transazione. Ma ci sono, ed è così difficile per l'economia di considerare che anche i mercati hanno un loro costo? Ma perché no? Si può fare. E da quello nasce tutta una teoria molto più bella che spiega molto di più. E questo rapporto bilaterale è molto importante per il diritto, perché noi come legurei siamo istituzionalisti, vediamo il mondo com'è. E quindi possiamo dire ai teorici, guardate, dovete ampliare la teoria. Certe volte si trova poi che invece è che il comune, la comune saggezza non è saggia e porcherie. Ma non si può solo accettare la teoria che ti dice, guarda, siccome questa teoria, nessuna teoria è brava abbastanza. Non siamo capaci di quello. C'è sempre qualche cosa nuovo da dire, da ampliare, da fare, in tutti i campi, filosofici, economici, eccetera. E questo poi, altro, cose anche più complicate. Certe volte la teoria ci dice, quando sembra che il mondo non sia spiegabile, ci può dire non è che la teoria è sbagliata, ma che il vostro modo di guardare al mondo non è accurato. Il mondo vero è più complesso di quello che dicevate voi. E dico questo per chi ha letto il mio articoletto sulla cattedrale, detto la cattedrale, Property Rules Liability, quello che dicono il più citato articolo di diritto privato nel mondo, non so io, ma fanno i conti certi contabili, in cui ho fatto una cosa teorica, ho guardato al mondo e ho detto, ma guarda che strano, che ci sarebbe una cosa qui che la teoria direbbe che ci dovrebbe essere e non sembra che ci sia. Non sembra che ci sia, non sembra che ci sia, perché noi guardavamo solo i casi di corte di appello. Quando si è detto invece questo buco che la teoria diceva non doveva esserci come buco, si guardava l'amministrativo, era pieno zeppo, ma eravamo noi che non guardavamo al mondo complesso. Quindi dico che questo avanti e indietro è bello e complicato perché ci aiuta a cambiare la teoria, a cambiare il diritto, ma anche a dire poi come guardano le cose è giusto o meno. Ed è di questo che proprio recentissimamente c'è stato a Harvard una
congresso, piccolo congresso, in onore di Frank Michaelman, un grande professore, più giovane di me, che sta per andare in pensione, e siamo andati lì a parlare. E c'è stata proprio la domanda di: ma se il punto di vista filosofico, la verità filosofica, il giusto filosofico, dice questo, ma tutte le fonti del diritto popolari, giuria, legislatura, referendum, dicono l'opposto, tu, Michaelman, che ci tiene a tutte e due le cose, alla filosofia e all'altro, cosa ne fai? Sei in mezzo, così. Perché è proprio uno che ha fatto quello. E c'era Scanlon, il filosofo, che diceva sì, sì, ma bisogna seguire la filosofia, e dice, anche facendo le cose non democratiche, ma la verità filosofica è più importante che la filosofia? Qualcuno diceva, beh, la verità filosofica è quella giusta, però poi per altre ragioni più pratiche bisogna seguire quello che la maggioranza vuole. Io l'ho messo un poco in questo contesto e ho detto che è un rapporto bilaterale. Si deve sempre imparare da quello che il popolo dice, da cose che ti dicono quello che vogliono fare, cercare poi di spiegarlo, di vedere come forse è giusto a livello teorico, filosofico, e così. E non di rado questo fa sì che si viene fuori con un modo di pensare, con una teoria del diritto proprio migliore, perché questi modi più vaghi, non come direbbe Ackerman, of a scientific policy maker, di uno scientifico che fa, ma che porta anche questa parte più generale, più del popolo, più democratica. Ma come dicevo, il democratico può dire cose unspoken, ma anche unspeakable, anche terribili. E bisogna avere tutti e due i controlli. Avendo, ecco, non si vede. Oh, scusi. Volevo chiedere se per lei è corretto dire che sì, parla ben forte, parla nel microfono ben forte. Se per lei è corretto dire che un procedimento democratico che porta appunto alla scrittura di una legge e alla sua applicazione non è sufficiente perché questa legge sia giusta, cioè, quindi qual è il... No, ecco, lei dice, ma il fatto che una legge è stata messa in posto democraticamente non basta per dire che questo è giusto? No, il popolo sbaglia, può dire che io la devo seguire, ma devo anche poterla criticare. L'idea di legge e law and qualche altro campo è proprio questo. Ancora in Italia, spesso, in moltissimi posti, fino al principio del Novecento, in Italia è durata di più proprio per l'esistenza del fascismo e questo modo di guardare il diritto che era conservatore in modo drammatico è rimasto, ma quest'idea che il diritto è una cosa in sé, come sono venuti questi valori nel diritto? Sono cose che non si possono criticare, de iuris condendo, una cosa da non fare, dire quello che dovrebbe essere il diritto. Per me è uno sbaglio, ed è uno sbaglio che negli Stati Uniti al principio del Novecento uno ha cominciato a dire che era uno sbaglio. Questo modo di pensare, tradizionale, formalistico se si vuole, nel diritto, dà precedenza o a casi storici. I codici sono stati scritti così, hanno quei valori perché
un passato li ha messi, dobbiamo seguirli, non possiamo chiederci se sono giusti o meno, così. O li lascia cambiare solo a secondo la maggioranza, che può essere democratica, ma la maggioranza è democratica in un modo in un giorno, in un altro, non cambia, o ci sono tutte le inerzie, ci sono tutte le difficoltà per aggiornarlo, e poi può essere anche ingiusta, in modi fondamentali, per quello che ci abbiamo, cose di diritto fondamentale, costituzioni e cose del genere. O alla tirannia della rivoluzione, e crasez la femme, distruggiamo tutto il sistema di prima e ne facciamo un altro nuovo. Il riformatore di fondo, radical reformer, e questo Bentham era proprio l'esempio, diceva: no, tutto questo ha la sua validità importante, ma dobbiamo potere anche stare fuori da questo, avere un punto di partenza su cui far leva, da cui si può cambiare il mondo del diritto. Vedere se questo è giusto da un altro punto di vista. E questo punto di vista di solito si trova in qualche campi al di fuori del diritto. Analisi economica del diritto, no. Ma legge ed economia è un punto da cui si può riguardare questo mondo. E forse il più riuscito, perché l'economia è una disciplina forte, ma dal punto di vista filosofico, idem. Dal punto di vista storico, idem. Ma si faceva veramente questo. Punto di vista perfino letterario. Che cosa si capisce di questo in Melville o in Dante? Quando le persone dicono no, no, i libri non hanno mai un effetto pericoloso, no. Io sono contrario a proibire i libri, ma quando la gente dice oh no, i libri sono innocui, non fanno niente, io mi ricordo Paolo e Francesca che stavano leggendo un libro francese che li ha entusiasmati. Quindi questo si può vedere da tanti altri punti di vista che danno la possibilità di criticare anche la maggioranza, che poi non vuol dire che in una data situazione quella non domini, ma quale maggioranza? Giuria, maggioranza di Volksgericht di varie corti attraverso tempo, legislativa, certo, referendum, è una maggioranza anche quella, ma ben diversa. Quale fa tutta parte delle decisioni di diritto? Per quello che il diritto è così bello, non solo da giudice, ma da voi, quello che fate voi nel diritto è così bello, proprio perché è molto più complicato. Ci sono poi altre cose che è il diritto, per cui si potrebbe parlare. Ho scritto, se vi interessa di questo, ho scritto un piccolo articolo nella Stanford Law Review che dice quattro approcci al diritto, quattro modi di vedere il diritto, dominanti nell'ultimo secolo, dal Novecento in poi, e come questi risponderebbero alla domanda: il mio corpo è mio o è di chi ne ha bisogno? Ossia, la domanda che mi chiedo al principio di questo articolo è: io ho midollo buono, reni buoni, ci sono persone che hanno bisogno del mio midollo per vivere, o di uno dei miei reni, come il diritto si domanda se sono miei o di quello che ne ha bisogno? Sembra una domanda di fantascienza, ma invece quando si guarda, poi ci sono anche casistiche e decisioni in cui spetta a chi ne ha bisogno. Come si fa nel diritto, in varie teorie del diritto, a rispondere a questo? E uso la questione formalista, com'è, com'è stato, quali dicono le nostre fonti del diritto in proposito. Dico, che cosa ne direbbero
lawyer economists di varie scuole, lawyer philosophers, cosa ne direbbe Rawls, cosa ne direbbe Kant, cosa ne direbbe il filosofo marxista, che cosa ne direbbe Kant, il filosofo cristiano, e altre cose così. E poi il terzo è di dire no, il mestiere del giudice, il mestiere del diritto, dello studioso del diritto, è non di decidere la cosa, ma di decidere qual è l'entità più adatta a decidere questo. È una giuria, è una legislatura, è una corte, e quando è meglio fatta da una? Questa è la legal process. Domanda. E poi l'ultimo modo, che è un po' strano, è che richiedere questa domanda, il corpo è tuo o di chi ne ha bisogno, guardandolo dal punto di vista di gruppi specifici. Nell'Ottocento erano gli eletti, gli élite. Nel Novecento, a un certo punto, durante il New Deal, è diventato l'uomo che lavorava, non il povero, l'uomo che lavorava, si guardava il diritto completamente. Poi, con Korematsu e Brown, se si riguarda questa domanda dal punto di vista di razza, che risposta si ha? E naturalmente si vede che il corpo non era proprio, era di un altro, se si guarda dal punto di vista di razza negli Stati Uniti. E non solo durante la schiavitù, per molto dopo. E poi dopo, è attualmente molto importante dal punto di vista di gender and the law, femminismo, quel che si vuole, o sexual orientation, ossia guardare tutta questa domanda dal punto di vista delle donne. E anche lì una risposta completamente diversa al livello, a tutti questi livelli, formalista ed altri, a quello che si faceva davvero. E così andando. Alla fine mi chiedo, qual è il modo del diritto giusto? Quale di questi è da applicarsi? E non resisto a questo punto a dire una storiella che dico spesso. Nel 1965 ero a Roma e scrivevo il mio primo libro, Il costo degli incidenti. Ero già cattedratico, sono diventato giovanissimo, e mi hanno invitato al Max Planck ad Amburgo a parlare di queste mie idee nuove. Sono andato lì, capo tavola c'era il grande dio, una grandissima personalità del diritto tedesco europeo, Konrad Zweigert. I due suoi assistenti, uno a sinistra e uno a destra, e io ho parlato, ho detto dell'analisi economica, del diritto, law and economics, di come si doveva guardare queste cose da quel punto di vista, eccetera. E alla fine Zweigert dice, molto interessante, ma deve capire Calabresi che questo non è diritto e non è studioso del diritto. Io, giovane italiano, che per i tedeschi non ho poi tutta a mandare, in italiano, mi ricordo il 48, tante cose, in cattedra, che a un certo punto quello che mi diceva Zweigert, poi troppo americano, che, questi qui che diranno, rispondo un po' brutalmente, forse non lo è adesso, ma fra poco lo diventerà. A quel punto i due assistenti si sono messi a ridere a questa battuta e Zweigert li ha guardati come Herr Professor e hanno smesso in metà risata. Ma la cosa interessante è che ambedue di questi sono poi, a volta, diventati i capi del Max Planck di Amburgo. E questo modo di vista di guardare il diritto, legge ed economia, non solo è diventato legge, studio di legge, ma ci sono dei cretini che pensano che è l'unico modo di guardare il diritto, facendo lo stesso sbaglio di lui. Invece, quando ho scritto il mio primo articolo, un cugino di mia mamma, grandissimo professore in Israele, italiano, che ha lasciato
l'Italia nel 1938, è andato in Palestina e ha fondato la facoltà di giurisprudenza all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è diventato il maestro, persona di, strana perché molto pacifista, rimasto fino a che è morto qualche anno fa, molto pacifista, e è diventato il maestro di tutti i grandi, di Aaron Barak, funzionalista, giudice moderno e così, ma anche di Yitzhak Engelhardt, un altro giudice della Corte Suprema, tradizionalista, molto mio amico, ma molto tradizionalista, eccetera. Questo Guidobaldo, di nome, Tedeschi, di Ancona, beh, la parte di suo padre era d'Ancona, parte vera era bolognese, ferrarese, di Lugo, di Romagna, la parte mia. Ma questo, vedendo il mio primo articolo, mi scrisse, guarda, è completamente diverso da cosa io faccio e ho fatto, ma mi sembra importante e questa è l'unica cosa che conta in fare questi studi. E questo mi ha rassicurato molto. Molti anni dopo, quando lui era molto vecchio, mio nipote, quello che ha fondato la Società dei Federalists, molto di destra, molto più formalista di me e così, con cui sono molto stretto, anche se ha idee pazzesche, ha scritto il suo primo articolo, un ragazzino, pubblicato nel Harvard Law Review, e l'ho mandato a questo vecchissimo studioso in Israele dicendo, guarda, è molto diverso da quello che faccio io, in certe cose è più simile a quello che hai fatto tu, però mi sembra importante ed è l'unica cosa che conta, e questo mi ha risposto. Quindi, ridomando la cosa, quale è il modo di guardare il diritto? Maggioranza? Per spiegare queste situazioni veramente difficili, del trapianto, le cose cruciali e anche le cose meno cruciali. Qual è il modo giusto? Per me sono tutti giusti. Bisogna provarli tutti, guardare come si vedono le cose da tutti i punti di vista, essere scettici su di tutti. Il più grande legal realist, Arthur Corbin, il grandissimo commercialista di Yale, che è stato quello che ha portato proprio Law and dal principio, ne ha fatto di questo il tutto, ha fatto un discorsino alla facoltà quando finalmente, ottantenne, ha smesso di insegnare. Io per caso l'ho trovato quando ero presidente, fu scritto da lui, in cui diceva, noi siamo stati giustamente scettici del passato, della maggioranza, di questo, e ci siamo fidati alle altre scienze sociali e abbiamo avuto ragione, ma state attenti di non fidarvi troppo di queste scienze sociali, che anche loro hanno tutti i loro guai. Bisogna essere altrettanto scettici di queste e poi provare, mettendo tutti insieme, a fare un diritto che sia giusto. Avrei una domanda legata soprattutto all'intervento fatto ieri sulla giurisprudenza dialogica. Io, per la mia tesi su Ackerman, ho letto un articolo di Frank Mitterman pubblicato nella Yale Law Journal nel 1988, intitolato Law's Republic, che inizia proprio sostenendo che una sentenza della Corte Suprema, credo si chiami Bowers versus Hardwick, rappresentasse un esempio di giurisprudenza autoritaria. Cioè, quello che mi chiedo è, questa giurisprudenza autoritaria è l'opposto di quello che intende lei con giurisprudenza dialogica? Sì, questa sentenza era la sentenza a riguardo il gay, sì. Se era illegittimo, invalido sulla Costituzione e così. Lì è che proprio il problema, che c'è la Costituzione scritta che dice certe cose si fanno, certe cose non si fanno.
ed è lì ed è scritta proprio per dare potere alle corti di seguirla. Madison ha detto, e questa è una citazione che a mio giudice Black piaceva moltissimo, con Costituzione scritta le leggi saranno un bulwark impenetrabile a qualsiasi tentazione di limitare i diritti delle persone. Non siamo poi così impenetrabili come corte, ma questo detto di dire se c'è una Costituzione scritta, e Black la portava in tasca, io anch'io, la Costituzione, proprio perché per dire questa è la nostra Bibbia come giudici. E torniamo a questo. E quando la legge è chiara abbastanza, o la Costituzione impone un diritto abbastanza chiaramente, o solo dà il potere alle corti di dichiararlo assolutamente, certe volte ti dice, e Black diceva che questo dipende moltissimo dalle parole usate, quando dice il Congresso non passerà legge a riguardo del libero parlare, sono parole molto diverse che quando dice searches and seizure, andare a vedere le cose, non sarà fatto irragionevolmente. Parola come irragionevole dà moltissimo potere alla legislatura, diceva Blake. Quell'altro dice invece sono le corti da decidere. Quindi ci sono cose dove la corte non deve dialogare e non fa una cosa autoritaria nel decidere se stessa, ma ci sono moltissime cose invece dove la Costituzione non è così chiara. Qual è il due process? Qual è l'eguaglianza? A certi livelli l'eguaglianza è chiara, a certi altri no. E allora è solo cosa per la legislatura, come direbbero gli inglesi? No. Perché l'hanno messo nella Costituzione, hanno detto alla corti, alle corti che fanno parte di questo. Ma quando si è in quelle situazioni, io credo che la parte delle corti è di, portando i valori storici di quella nazione come punto di partenza, però entrando in dialogo con altri. E questo è così, il dire, quando Frank Michelman ha detto quello di quella sentenza, credo di sì, bisogna dire che quella sentenza è anche stato proprio uno sbaglio degli avvocati, perché invece che portare quel caso sotto l'equal protection, dicendo se trattate i gay in questo modo, lo potete fare solo se siete pronti a trattare i non gay in quel modo. E credo che se avessero portato il caso così, Powell, il giudice che ha scritto la sentenza e poi dopo ha detto ho sbagliato, sarebbe venuto dall'altra parte. Invece, quando gli hanno detto di dire questo è un diritto fondamentale, non di diseguaglianza, ma di avere certi rapporti sessuali di un certo tipo, non che fossero fra due uomini o due donne, ma che in qualsiasi situazione, non si è sentito di dirlo. E così è andato dall'altra parte. E in quello credo che abbia sbagliato. Era una di quelle zone incerte dove il dialogo sarebbe stato molto meglio. Io vorrei sapere se in qualche modo il Patriot Act ha cambiato il suo modo, il suo mestiere di giudice. Cosa? Il Patriot Act, nato patriota. Patriot Act. Patriot Act. Se ha cambiato in qualche modo il suo mestiere di giudice, sia dal piano di coscienza morale, sia dal piano proprio tecnico giuridico. Il Patriot Act è per me un esempio abbastanza tipico di cosa succede quando la maggioranza si trova in situazione che definisce crisi. E
Questo crea sempre molti problemi, perché spingono al più vicino l'infrangere dei diritti fondamentali. Ci sono molti giudici che davanti alla situazione di patriottismo, di crisi, dicono: noi ci tiriamo indietro e non ci guardiamo. E guarda, sono stati giudici anche molto grandi che hanno fatto questo. Nel caso di Korematsu, Jackson, un grande giudice, ha detto: fate voi, mi lavo le mani, ha fatto proprio Ponzio Pilato. Ma peggio, la sentenza l'ha scritta Black, dicendo che queste cose razziste erano da ammettere. Black ha fatto tutta la vita lottando il razzismo, da quando era giovane, che ha capito che era uno sbaglio. Qui l'Alabama ha passato una legge che ha detto: non può essere sepolto in Alabama. Lo odiava tanto per questo. Adesso gli fanno tante onorificenze, eccetera, ma lui è sepolto a Washington, perché, e gli dispiaceva, perché era proprio dell'Alabama. Ma ha scritto quella sentenza tremenda. E quando io gli chiesi di altre cose, ma gli chiesi lui di sentenze sbagliate, lui ha detto: ah, mi dirai Korematsu, come dicono tutti i miei locals. E io ho detto: beh, ovviamente era sbagliata. E lui fa: non capite che cos'è essere in una situazione di guerra. Però ha capito benissimo che aveva sbagliato, che non aveva chiesto abbastanza. Teoricamente la teoria che ha esposto non era brutta, si applica adesso, ma come l'hanno applicata lì, sbagliata, non c'è dubbio. E quindi c'è moltissimo da lottare con altri giudici, persone per bene, che in casi dove c'è il Patriot Act, c'è questione di queste, gli altri giudici dicono: no, 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 fanno loro, noi non possiamo fare come facciamo noi, di cose del genere, eccetera, eccetera. Io non vado d'accordo e cerco, sia direttamente in altre cose, di riportare questo nell'ambito più generale del diritto, ossia di dire: certe cose forse si hanno diritto di farle, ma si fanno a tutti. Ossia, se voi sotto queste leggi fermate gli arabi all'aeroporto e non mi fermate a me, questo è invalido. Se decidete che la situazione è tale da fermare tutti, da denudare tutti prima di andare in aeroporto, forse questo spetta a voi e non a noi dire. Quello che a voi non spetta è di dire: si mette la pena su di lui e non su di me. Così quando io vado in aeroporto e mi fermano, mi dicono: ma si è lasciato qui la bretella, la pintura, io sono contento. Beh, ma sono contento di andarlo, perché mi fa perdere tempo e così. Ma se vedo che uno, ci sono degli altri fermati, che sono di colore o poveri o così, mi fa piacere, trovo un modo di far dire a qualche uno: guarda, abbiamo fermato il giudice. Così si cerca di fare con una legge come quella. Poi a un certo punto, quando la legge diventa vecchia, ossia la crisi non c'è più, si cerca di fare, di eliminarla anche più drammaticamente. E come? Anche lì il dialogo aiuta e si cerca di riportare. E in questo senso è proprio così importante il Forecast, la legge, le idee fondamentali a lungo andare, e non solo la crisi momentanea. Ma, come dicevo ieri, questa non è questione di destra o sinistra, perché le leggi drammatiche che non stanno bene in un sistema possono essere anche dall'altra parte. Può essere una crisi economica per cui si fanno delle cose che sono ingiuste e è una sinistra che li spinge, ma che creano delle cose che nel sistema, nell'ambito di tutto il sistema non va. Io forse per via della mia tiratura mi interessano più cose come il Patriot Act e così,
Ma francamente come giudice ne vedo da tutte le parti, di tutto il mondo il paese, siamo tutti uguali. Abbiamo il momento che siamo nel potere e abbiamo una crisi che ci permette di fare qualche cosa che ci vanno bene a me, tendiamo a farlo. Guido? Okay? Professore, qua. La mia domanda è sul ruolo del giudice. Per fare la domanda devo partire da un caso concreto. C'è un giudice alla Corte Internazionale di Giustizia, tribunale che decide in controversie tra stati, giudice brasiliano, persona intelligentissima, bravissima, è da 5 anni alla Corte, ha, su 20 sentenze rese dalla Corte, lui ha reso 18 opinioni dissidenti. Le sue opinioni dissidenti sono lunghe il doppio della sentenza della Corte e non si può non avere simpatia per il giudice cansato Trindade, perché lui ha una missione, lui vuole spiegare che il diritto internazionale deve tutelare l'individuo, è un human rightist della specie più estremistica e ripeto, non si può non avere simpatia. E per esempio recentemente c'è stata una sentenza tra Italia e Germania relativa ai crimini commessi contro la popolazione italiana della Germania durante la seconda guerra mondiale. L'Italia aveva negato l'immunità alla Germania di fronte ai giudici italiani, perché? Perché nessuno ha mai ottenuto risarcimento. 13 voti dei giudici contro l'Italia, il giudice Cansado Trindade ha... Conosco il caso. Ah, conosce il caso, mi fa piacere. Si è aperto un dibattito tra i blog internazionalisti sul ruolo di un giudice. Allora c'è chi dice che questo giudice si è condannato a essere ininfluente o peggio, fa del male alla tutela dei diritti umani perché ne mostra un lato di inconciliabilità col diritto internazionale. C'è chi dice se il giudice Cansado Trindade non ci fosse bisognerebbe crearlo perché, per fare il dibattito. Allora il problema è, ma il giudice in che misura deve cercare un compromesso con i colleghi per cercare di spingere le sue idee? Ovviamente non le può spingere nel modo in cui fa. Cansado Trindade non è che dice la Corte è sbagliata in questo, lui dice vi spiego come funziona e fa una sua teoria del diritto internazionale e giunge a delle conclusioni non difficili da non condividere, bellissime, da persone molto intelligente, ma non accettati dalla maggioranza. Normalmente è solo. Questo è il problema. Dunque, questo è proprio molto bello e poi è una domanda che io mi pongo continuamente. Non solo nei casi drammatici, ma quanto vale la pena prendere una posizione in opposizione alla maggioranza quando non sono in maggioranza, che non succede così tanto come quelli della Corte Internazionale, ma succede abbastanza spesso, e quando invece sta lì. Quello che ha detto è vero. Se uno fa sempre la sentenza concorrente o dissidente e scrive sempre per la storia, in casi non solo importanti ma anche in casi relativamente piccoli, si rende tanto noioso che gli altri giudici non gli stanno dietro. Quello è un male. Simpatico? Ma vedi cosa succede quando si fa un preside di Yale a giudici della nostra corte? Sempre così, con queste idee barlocche. Così. E d'altra parte è anche vero che se uno non parla in certe situazioni la discussione non avviene. D'altra parte, come diceva, in quanto io dico tu hai sbagliato perché hai detto così e invece dovrebbe essere così, non può non fare di spingerti a una posizione più estrema e quindi crea un diritto più brutto dal mio punto di vista. È inevitabile. Se io dico è così, invece andando d'accordo posso dire guarda, io non scrivo una sentenza dissidente, ma tu devi decidere questo caso al modo più stretto, più piccolo e dirlo in un modo più moderato che c'è posto nel futuro per fare altro, eccetera, eccetera. E qual è la cosa da fare? Io ieri vi ho detto, qualcuno mi ha chiesto
caso Cucciari, di quello che era innocente, io nel senso che forse innocente, gli altri due giudici della mia corte hanno detto non puoi farlo, e ho deciso di andare d'accordo, più o meno, scrivendo la sentenza più stretta, e poi dopo, vedendo quando entravano sempre più prove che questo era innocente, dicendomi, oh Dio santo, se tu avessi fatto una sentenza dissidente, forse le corti statali a questo punto troverebbero abbastanza per dire c'è bisogno di un nuovo processo. Come dico, la cosa è andata a finire più o meno bene, perché finalmente uno dei miei law clerks ha preso in una grande ditta il caso di questo, sono riusciti a dare prove complete. È stato il mio law clerk perché ha proprio capito che questa era una cosa per questa ragione che io ho deciso che avevo sbagliato in quel caso, avrei dovuto lasciare fare una sentenza molto più brutale dagli altri, ma mettermi dall'altra parte già dal principio. Per fortuna questo è riuscito a fare liberare questa persona, e questo qui che adesso è avvocato, è mio amico, chissà perché, ma bene. Non posso dare una risposta semplice, è una questione di giudizio profondissimo. Quando si scrive una sentenza dissidente, quando si scrive una sentenza dissidente quieta, quando si scrive una sentenza dissidente feroce, che fa fare agli altri prendere una posizione di solito più brutale. C'è stato il caso di un certo Arar, uno che era siriano e canadese, doppia cittadinanza, è arrivato a Kennedy in passaggio dalla Svizzera al Canada, cambiava aerei. Non doveva venire negli Stati Uniti, andava in Canada. I servizi di sicurezza canadesi hanno detto ai servizi di sicurezza americani che questo era uno connesso con Al-Qaeda. Questi americani l'hanno beccato dall'aeroporto, portato fuori, trattato male. Quanto male non è chiaro, ma certo non l'hanno trattato molto bene. Lui ha detto mandatemi o in Canada o in Svizzera, mandatemi via. Invece questi l'hanno mandato in Siria, perché era cittadino siriano e canadese, dove è stato torturato per un anno, finché per qualche ragione quelli della Siria hanno deciso che questo non sapeva niente, non aveva niente parte, l'hanno lasciato andare e questo è tornato in Canada. Ha fatto causa. In Canada, sistema molto civile, il Canada è un grandissimo paese, il Chief Justice del Canada, Lebeb McClintock, è una donna di grande cultura, viene da un piccolo villaggio del West del Canada, e al suo braccio destro un certo Iacobucci, che è abruzzese, di origine, bravissimo Frank Iacobucci, hanno creato una commissione speciale che ha guardato dentro al caso, e il governo conservatore ha passato una legge dando a questo un risarcimento di 10 milioni di dollari. Questo ha fatto causa negli Stati Uniti. Un collegio della nostra corte ha fatto una decisione completamente fasulla che non poteva reggere, dicendo questo è un immigrante, ha i diritti dell'immigrante e non ha altri diritti, così un immigrante non voleva venire. Io ho portato il caso a ripensamento in plenum. Ho avuto la maggioranza dei giudici che hanno fatto questo e l'abbiamo risentito in plenum. A questo punto la decisione non era di affermare quello che ha detto in prima istanza, che aveva sbagliato, non c'era dubbio di quello, ma se c'era un diritto
in una situazione come questa, immediata, anche senza diritto, sotto la Costituzione per risarcimento, una cosa che si chiama una Bivens Action, cosa molto rara, la maggioranza di un voto ha detto di no. Io e vari altri abbiamo scritto sentenze dissidenti molto emozionate, molto forti, parlando dell'ingiustizia di questo caso. Siamo stati tre o quattro, ciascuno che abbiamo scritto, dico, eravamo in cinque da quella parte, sette da quell'altra, la Corte Suprema non ha voluto toccare il caso, e in cinque siamo stati da quella parte, abbiamo scritto tre o quattro sentenze, una più violenta dell'altra, prendendo vari punti. Io ho parlato proprio della tortura di cose del genere. C'è chi mi ha criticato, ha detto, ma guarda, nessuno ti fa retta se fai quello. In quel caso invece io sono convinto che avevo ragione, dovevo fare la parte di quel giudice. E così succede. Ma ci sono anche i casi dove è meglio non farlo. E questo dipende poi non solo da una cosa astratta, ma dalla corte in cui tu sei. Sì, se sei in una corte dove se stai zitto e cerchi di moderare una sentenza che non ti va molto bene, ma poi abbastanza spesso puoi influenzare la tua corte a fare il giusto e il buono assai spesso, allora vale la pena certe volte stare zitti. Se sei in una corte dove questo sai benissimo che non può succedere, perché è una corte ideologica da una parte o così, allora tu fai un'altra cosa. Io dico spesso, io sono il giudice che sono, perché sono giudice del Second Circuit, con base a New York, Connecticut, Vermont, i nostri stati, per lo più persone, posso andare più d'accordo o meno d'accordo, ma sono tutte persone ben formate, non particolarmente politiche, non particolarmente ideologiche, quindi si fa il nostro mestiere. Se fossi invece nel Fifth Circuit, come l'Eleventh Circuit, quello del Sud, come era in qualche anno fa, farei come la Rosemary Barquette, la zia di un mio allievo, cattolica siriana di origine, andata a finire lì, avevano aperto un negozio di frutta, il nipote, mio studente, faceva le cose così con gli avocado per far venire dentro, questa sua zia è diventata giudice, e lei ne dice di tutti i colori. E lì ha ragione. Io dico, se fossi nel nono circuito, forse sarei Reinhardt, voi che lo siete. Non lo sono, e così quando ho law clerks che vengono da Reinhardt a me, come è succeduto varie volte, gli devo insegnare che qui si fa in un altro modo, perché qui vale la pena. Quindi, risposta molto complessa a una domanda che disgraziatamente mi chiedo ogni giorno. Professore. Allora, le vorrei fare una domanda riguardo al diritto e alla morale, che prendo da una lezione che ha tenuto Michael Sandel, professore di Harvard, me ne scuso. Ma, la domanda che Michael Sandel ha fatto ai suoi alunni era se lei fosse a bordo di un camion che si dirige verso una persona che appunto morirà, perché lei non ha la possibilità di frenare e ha solo la possibilità di sterzare e quindi andare a sbattere e morire lei. Qual è la scelta poi, se c'è una scelta giusta? Se sono su un camion che sta per colpire una persona sì. E l'unica possibilità che ha è sterzare, quindi andare... Di sterzare, di andare fuori strada e ammazzarmi a me e ad altre persone. Ma prima di tutto bisogna stare attenti a non dare risposte a cose che non sono attuali e davanti a sé.
perché spesso si dà risposta sbagliata. E in qui faccio fare un richiamo a una cosa molto più grande, ossia proprio della tortura. Charles Black, un grande studioso del diritto, diceva, ha scritto un articolo in praise di Hugo Black, del giudice, che non era un parente, e del suo assolutismo, perché Black era assoluto nel come leggeva la Costituzione, c'erano certe cose da fare e da non fare, e Black in questo articolo, a favore di questa posizione, incomincia con non ci sono assoluti. Se ci fosse un assoluto, sarebbe che noi non torturiamo. Ma immaginatevi una situazione dove tu sei un giudice e vengono gli avvocati a dire stanno torturando il mio cliente. E il popolo, i procuratori vengono e dicono, sanamente, è vero che facciamo certe cose a questo, qui c'è la prova che c'è una bomba atomica o nucleare sotto Grand Central Station che sta per scattare in 30 minuti e che non si può fare niente, non sappiamo esattamente dov'è, e che questo l'ha messa, di cui l'unica cosa di cui ha paura è del dolore fisico immenso. E Charles Black dice, in quella situazione, se tu sei un giudice, non fermi, non dici smetti alla polizia, forse dici mi vuole un'ora o due per decidere questo caso, forse trova che quello che sta facendo non è tortura, forse, auspicabile, poi dopo si dimette da giudice perché ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare anche se l'ha dovuto fare, ma non ferma la cosa in quel caso. Questo poi dice, ma di chi diffideresti di più come giudice? Di un giudice che dice c'è un assoluto contro la tortura ed è un assoluto assoluto. Venga a quel caso, venga a quel caso. O un giudice che dice bisogna sempre bilanciare la tortura contro il male della tortura, il bene della tortura, fare questa bilancia. Di chi ti fideresti di più? Di decidere tutti i casi normale e perfino questo caso estremo del giudice che dice tutto è possibile, bisogna bilanciare, o del giudice che c'è un assoluto contro la tortura. E dice, lui, ovviamente mi fido di questo. E poi dice, è che anche le parole hanno la loro limitazione. Samuel Johnson, il grande scrittore inglese, era in un orto, in un fruttetto, e disse, non c'è frutta in questo fruttetto. Una persona noiosa, boring, non boring, ma noiosa, gli dice guarda ti sbagli, c'è una pera in quell'albero e una mela in quello. Samuel Johnson dice sei un cretino, non è quello che vuol dire non c'è frutta in questo fruttetto. Va bene, io feci vedere questo articolo al giudice Black, il quale lo guardò e lo buttò dall'altra parte della camera e ha detto, you know, Guy, I can't agree with that. Mi chiamava Guy perché non riusciva a pronunciare Guido. Infatti non ci riusciva, quindi usava l'inglese. Sai, Guido, non posso andare d'accordo con quello. Basta, e l'ha buttato. E io mi sono chiesto come mai Black ha detto non posso andare d'accordo con quello, anziché guarda Guido, quello è sbagliato. Black usava le parole con molta cura e non ha detto that's wrong, Guy, è sbagliato. Ha detto sai, io non posso andare d'accordo con quello. Molti anni dopo ho letto una specie di vita con papà del suo figlio, un grande avvocato,
penso quasi 90 anni, in Florida, ha lasciato l'Alabama perché non voleva andare dall'altra parte del padre, l'hanno proprio cacciato, e che scriveva della vita con questa personalità così interessante e descriveva un momento quando, avendo finito gli studi di giurisprudenza da noi a Yale e aveva fatto l'esame di avvocatura, era a casa che aspettava il risultato di questi esami, un momento trascendentale. Si è fatto tutto, eccetera. E chiese al padre, il grande assolutista: Daddy, what is the right? Che cos'è il giusto? E il grande assolutista, che parlava allora non come giudice, ma come filosofo, come papà, disse: fare il giusto è il miglior bene della maggioranza. The greatest good of the greatest number. Ha dato la risposta utilitaria più bilanciata. C'è sempre da bilanciare. E allora io ho capito perché ha detto: you know, guy, I can't agree with it. Io non posso andare d'accordo, perché come giudice, se accetto anche questa bellissima formazione di perché ci sono assoluti, sono già incominciando a bilanciare, e come giudice non posso farlo. Come giudice devo essere l'assolutista dove ci sono. Se poi viene quel caso, chissà, ma non ci posso neanche pensare. Il problema attuale è che tante persone si sono messe a chiacchierare di cosa si deve fare se ci fosse quello, e quindi la tortura, e quindi, e quindi, e quindi, e quindi. Dico questo per dire: sono molto tenuto alla cosa che si fanno le cose nella situazione. Non posso dire che uno ha l'obbligo di sterzare via e far quello. Spero a Dio che lo faresti. A livello morale, okay, spero che non mi sentirei capace di fare quello. E chissà, dirò che quando avevo 14 anni, mio fratello e io, lui aveva appena preso la patente, era una sera di dicembre, e siamo andati con l'automobile di famiglia appena comperata, e non avevamo soldi perché eravamo andati in America senza niente, a comprare l'albero di Natale. Andiamo giù, c'è una collina, tutto ghiaccio. Mio fratello, benché aveva appena avuto la patente, guidava bene e ha visto che c'erano automobili da tutte e due le parti, e in mezzo abbastanza spazio per passare, e ha incominciato ad andare giù. Un cretino, credendo che lui non avesse visto la situazione, è corso in mezzo alla strada e si è messo a fare così. A quel punto mio fratello è andato fuori e ha rovinato l'automobile. Per fortuna noi non ci siamo fatti male. Lui ha fatto in quella situazione una scelta bella. Però avevamo una paura verde di cosa ci avrebbero detto i nostri genitori, perché avevamo rovinato questo automobile, non siamo, avevamo un centesimo. Telefoniamo, diciamo: guarda, ci siamo, arriviamo a casa e trovo che mia mamma, questa grande signora, grande studiosa, che aveva imparato a fare la cucina in America, perché in Italia non aveva neanche bollito l'acqua, era diventata una cuoca, aveva messo una tavola bellissima con tutte le cose più belle, è un pranzo fantastico per noi, perché era andata bene. E ha detto, da brava bolognese: quando uno è emozionato deve mangiare. Così. Un'altra storiella a proposito. Mio papà era molto antifascista. Era diventato aiuto di un certo Cesabianchi, che era il capo di medicina a Milano.
C'era Bianchi, molto cattolico, molto antifascista, mio papà non credente. C'era Bianchi, c'era circondato di antifascisti e aveva fatto darsi soldi per creare un nuovo istituto, Granelli, che fa parte, e che era bellissimo, modernissimo. Arriva, quando questo è finito, arriva una, cioè, da Mussolini che vuole venire ad aprire questo istituto. Per poter dire nel mondo, guarda, faccio i treni che vanno al tempo, tutte quelle cretinerie che diceva, guardate tutto questo. E viene per farsi mostrare questo istituto. Cesa Bianchi si dichiara malato, un'influenza politica, come si dice una volta, per cui lui non si sente bene e dice al suo braccio destro, mio papà, devi portarlo in giro tu. Il papà, più antifascista di tutti, bastonati dagli anni 3, amicissimo dei Rosselli, tutte queste cose, lievo di Salvemini, porta Mussolini in giro per questo e lo fa entrare in una piccola camera dove c'erano tanti arnesi chirurgici. E si dice, facendo rivedere un coltello così, io questo lo posso ammazzare. La cosa più facile. E dal punto di vista della sua posizione politica, far cadere Mussolini, che poi sarebbe crollato tutto, poteva essere una grandissima cosa. E ha detto dopo, non l'ho potuto fare. Non perché avessi paura, ma di ammazzare un'altra persona non lo potevo fare. Non lo potevo fare. Cosa ti ho da dire? Spero che farei la cosa... se ci avessi una quantità di bambini nel camion... sarebbe più difficile. Sì. Io penso che in parte ha già risposto, però mi farebbe molto piacere se lei rispondesse alla domanda che ha detto all'inizio, perché a lei non va giù la pena di morte? E poi se ha, secondo le pazienze, volevo condividere con lei una delle tante, tantissime riflessioni che, come dire, mi ha acceso in me le parole di oggi. L'America, tra le tante cose belle che ha inventato questa idea geniale, potente, che si deve e si può giudicare della giustizia della legge. Ci ha aiutato a capire questa cosa in Europa, che è, sì, è bellissima. È bellissimo quello di poter giudicare. Quindi ha desacralizzato la legge e ci ha dato quest'idea. A noi, come dire, il nostro figlio, la colonia, ci ha spiegato questo. A me sembra oggi una cosa strana, che l'Europa abbia imparato molto bene la lezione. Nel senso che l'America è molto brava a giudicare della giustizia della legge, è meno brava a giudicare della giustizia della decisione sulla giustizia della legge. Cioè, se c'è una legge che dice la pena di morte va fatta, e io dico che è ingiusta, l'America mi permette di vedere l'ingiustizia e di giudicarla. Mi permette nemmeno di giudicare la giustizia di una Corte Suprema che dice la pena di morte non è crudele. E in questo devo dire, mi sto affezionando, parlando, ascoltando le sue parole, con un sistema veramente bello come quello europeo, in cui se non ci piace una decisione della Corte Costituzionale, senza spiegare i tecnicismi, posso giudicare della giustizia davanti a un'altra Corte, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E se non mi piace quella, posso andare davanti alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale. E se vogliamo, avete imparato veramente molto bene la lezione su come giudicare anche della giustizia. Portarla a un livello dove in America non si fa. Sì. Grazie. Allora, perché io sono contrario alla pena di morte? Beh, sono contrario alla pena di morte per molte ragioni. Sono contrario alla pena di morte in prima perché proprio dal punto di vista etico-religioso non trovo che il diritto si ha di ammazzare un altro. Proprio più semplice una cosa che mi sembra proprio come mio papà si sentiva in quella situazione, io allargo
da quello e dico questo. Ma poi potrei capirla se avesse un effetto utilitario, probabilmente andrei, sai, contrario, ma se veramente la pena di morte riuscisse a diminuire il numero di omicidi, a salvare più gente, allora la cosa sarebbe più come il camion, con tanti bambini nel camion, diventa più difficile. E bisogna capire che la ragione utilitaria ha un gran vantaggio, che non prende prigionieri. Ossia, anche se si fa uno sbaglio, se questo sbaglio salve più persone, uno può dire, va bene, gli sbagli si fanno, è morto quello, peccato, altri però abbiamo salvato. Ma tutte le prove, dal tempo di Beccaria in poi, sono state che la pena di morte non ha effetto di diminuire gli omicidi. È difficile in un certo senso capirlo, e tanti economisti che dicono se si mette un incentivo in una direzione deve seguire quel risultato, fanno studi, non studi empirici, studi teorici che dicono dovrebbe farlo. O anche a chiedersi a noi stessi, avrebbe un effetto di deterrenza su di me? Posso dire sì, ma tutto quello non vale perché quando si guarda al vero si vede che non è così, sia giurisdizioni che l'avevano non l'hanno, o non l'avevano la mettono, non si vedono cambiamenti diversi. Molto più importante è guardare due giurisdizioni adiacenti o simili, una che l'ha e una che non l'ha, e vedere se ci sono più omicidi in una o no. L'Illinois ce l'aveva, il Michigan no. Giurisdizioni quasi identiche, grande città, Detroit e Chicago, terra molto tradizionale in tutte e due, nessuna differenza. Rhode Island non ce l'aveva, il Connecticut ce l'ha, nessuna differenza. Vermont ce l'ha, il New Hampshire ce l'ha. Perché? Beh, uno può dire perché ci sono certe persone che ammazzano proprio perché vogliono venire ammazzate, sono matti, ma ce ne sono. Il primo a essere giustiziato dopo che la Corte Suprema ha permesso era uno che è andato da uno Stato dove non c'era pena di morte né l'Utah per assassinare gente, e nell'Utah si faceva ancora con i fucili, perché ha voluto fare evidentemente questa dimostrazione. Ha ammazzato varie persone prima. E prima di essere giustiziato ha detto let's do it, parole sessuali. Facciamolo. Quindi, la pena di morte evidentemente in certe situazioni porta più e a meno, quindi questa giustificazione utilitaria non funziona. Allora ci si domanda, ma ci sono delle persone così malvagie che questa è una pena giusta per loro? E lì io trovo due problemi. Prima, non giudico io, disse il Signore, che ne so io della vita di questo, di quello che è dato. Io trovo che una delle cose più importanti di un giudice come me è di non giudicare, di fare il mio meglio. Ma non ho la più vaga idea se quello davanti a me che devo mettere via per molti anni perché è pericoloso ha una strada dritta per il paradiso, se c'è, e io e i miei colleghi che abbiamo avuto tanto invece siamo andati in strada diversa perché non abbiamo fatto abbastanza di quello che ci è stato dato. Quindi il giudice che dice che persona terribile, no. Capisco che devo proteggere il pubblico e dire che certe persone vanno in prigione, devono essere messe così, ma del giudicare che questo è veramente così malvagio, che gli spetta una cosa di un certo genere, non sono pronto a farlo. Ma per di più,
se si parla di giustizia anziché di ragione utilitaria, allora non si possono fare sbagli. Perché mentre la ragione utilitaria dice sbaglio in questo ma salvo più persone, non prende più genere, la giustizia deve essere giusta. E quindi se uno fa uno sbaglio, è impossibile che dire è un sistema giusto. E lo sbaglio, non solo nel caso drammatico della persona innocente che viene giustiziata, non c'è dubbio che è successo e succede. Si vede visto col DNA quante persone che si credevano colpevoli, certuni di cui quasi sono andati a essere giustiziati, sono saltati fuori di essere innocenti, qualsiasi sistema umano. Ma anche a parte quello, come ha detto questo stesso Charles Black in un articolo bellissimo sulla pena di morte, l'impossibilità di non sbagliare, se questa è giusta solo per quelli veramente più terribili, si può dire di sicuro che viene applicata spesso in caso di persone che se ne sapesse di più non sono affatto i più terribili, e non viene applicata in casi di quelli che proprio sono i più terribili. John Donahue, un grande studioso economista del diritto empirico, ha fatto uno studio, ed è proprio davanti alla legislatura del Connecticut adesso, dei casi in cui i procuratori hanno cercato di avere la pena di morte, in casi in cui è stata imposta, ancora non è stata applicata, ma imposta, in casi invece, a descrivere tutta la situazione di queste persone, e poi ha portato questa casistica davanti a persone le più diverse del paese e a chiedergli, fai un elenco di chi erano i più terribili, cattivi, e chi erano i meno di questi, e ha dimostrato che non c'è nessun rapporto con quelli contro di cui è stata portata questa pena. Quindi l'ingiustizia inevitabile di questa. Mi pare che sono ragioni abbastanza per un'opposizione politica così. E perché gli Stati Uniti ce l'ha? E perché gli Stati Uniti non riesce a far parte di un mondo più ampio, di un riguardare? Non è del tutto vero che quando c'è una sentenza della Corte Suprema questa è la fine della cosa. Bickel diceva che una sentenza anche della Corte Suprema, citava Lincoln, è in medias res, in mezzo al procedimento di creare leggi, perché ci sono risposte, dialoghi con altre persone, dialoghi popolari, nuove nomine, tante cose per cui in un modo o l'altro poi anche la Corte Suprema cambia idea. Il caso citato lì, dei diritti degli omosessuali, è cambiato in 6 o 7 anni, neanche. Con nuovi andati alla Corte, ma anche con cambiamenti proprio nella stessa Corte di idee, Korematsu idem, altre cose così, ma può cambiare. Quello che tende a non fare è cambiare a seguito di persone altrove. Ed è lì che ci risale a quello che siamo detto ieri, di questo eccezionalismo, questo provincialismo americano in diritto di diritti fondamentali, di considerare noi siamo i genitori di questo, non abbiamo bisogno di guardare altrove. Succederà, non può non succedere che a un certo punto una Corte Suprema dice forse non decidono per noi, ma quando la Corte Internazionale di Diritti Civili dice una cosa, c'è un obbligo a riguardare la cosa. Arriverà, ci vorrà tempo. E in questo, intorno un momento, sul perché degli Stati Uniti c'ha la pena di morte. Io credo che sia una ragione che si basa proprio nella storia
degli Stati Uniti. Questi primi emigranti puritani che sono arrivati nel Massachusetts, nel Connecticut, gli antenati di mia moglie, non appena sono arrivati, e questo è stato documentazione, si sono messi a farsi causa l'uno all'altro. Tu violi i miei diritti, tu violi i miei diritti, tu violi i miei diritti. Erano persone che per ragioni politiche, religiose, così, erano presi dell'idea del mio diritto. E arrivati qui, immediatamente incominciano a farsi causa l'uno all'altro per proteggere il mio diritto. L'America non è litigiosa per via della corte di Warren, come dicono dire certi. L'America è litigiosa perché dal principio il mio diritto è il mio diritto. Non li metangere. La bandiera con il serpente, don't tread on me. Non mettere il piede vicino a me, perché da questo nascono varie cose. Una molto bella, la Costituzione e i diritti costituzionali. Il proteggere dei miei propri diritti e lo Stato mi lascia in pace. E tutta quella tradizione deriva da questo punto di vista. Ma da questo punto di vista deriva anche l'idea che se qualcuno mi fa male, io ho il diritto e posso usare lo Stato mi deve a me, per proteggere il mio diritto, di vendicarmi. È una cosa molto brutta, ma nasce dalla stessa cosa. E se si guarda i casi di pena di morte negli Stati Uniti, è quasi sempre qualcuno che dice: quello ha ammazzato mia, quello che è, cos'è, ho diritto che sia giustiziato. Perché è il mio diritto di farlo. Sto meglio se questo è fatto. E questa è una ragione in un certo senso utilitaria, perché se uno accetta il concetto, allora se tante persone stanno meglio, anche se si fa qualche sbaglio, queste persone stanno meglio. E lì, disgraziatamente, non ho prove come nel riguardo della deterrenza. Potrebbe darsi di quello. Dico solo due cose. Tre cose. Prima ci sono quelli contrari. Uno studente, parlavo della pena di morte perché ero contrario a questo, quello qui viene su dopo classe e dice: Guido, guarda, ti devo dire che mio fratello è stato ammazzato da in un furto fallito, hanno ammazzato mio fratello e questi adesso sono davanti alla corte, si parla di pena di morte. Io dico: mi dispiace per te. Dico: no, no, sono completamente d'accordo, mia mamma e io andiamo in giro dappertutto a dire: non vogliamo che questi vengano condannati a morte. È molto cattolico questo, cattolico di sinistra. No, questo non è da fare, è molto bello, ci sono anche quelle persone. Ma stiamo solo su quelli che dicono che si sentirebbero meglio se la società li vendicasse. Il problema di quello è, prima non so se sia vero, che poi si senta meglio. Secondo, la cosa va avanti e va avanti e va avanti, quindi sono lì a non sentirsi, non avere closure per moltissimo anno. Ma la cosa più importante è che non si giustiziano tutti quelli che hanno fatto un omicidio, neanche vicino. Perché per molte ragioni, tra cui quella che se si giustiziassero tutti quelli che fanno cose del genere, allora si giustizierebbero persone troppo vicine a noi, e lì non si vota per quello. Anche lì Colaitti e gli altri
ok, ma non noi. E se non si giustiziano tutti, allora forse questo piccolo cerchio di persone di cui si è giustiziato quello che ha ammazzato il loro vicino si senta meglio, ma tutti quelli nel cerchio più ampio dicono: perché lo Stato non mi tratta la mia situazione con altrettanto serietà? Perché dice che questo non importa e si sentono peggio? E dal punto di vista utilitario questo crea una cosa interessante, una specie di... è la pressione per cui quando c'è la pena di morte tende sempre ad ingrandirsi, ad essere applicata a più persone, perché tutti quelli un po' fuori che dicono: ma non c'è differenza tra quello e noi, e vogliamo anche noi. Ma non arriva mai a un livello dove uno può dire sì, perché voi siete diversi, perché è impossibile dire. E quindi credo che è dimostrabile che anche questa ragione, utilitaria se si vuole, è falsa. E che spiega poi perché quando si è abolito, invece si tende ad andare d'accordo con l'abolizione, perché non c'è più bisogno. E quello che poi succede in quella situazione è che si trovano nomi nuovi per dire: ti trattiamo sul serio. Non si dice questo va in prigione per la vita, ci dice è stato condannato all'ergastolo. Una parola drammatica. Ti dice sì, vi prendiamo sul serio. E dico che anche in paesi dove questa è una cosa meno importante che negli Stati Uniti, questo fatto aiuta. Queste le mie ragioni, e queste perché spero poi che finalmente, siccome non è una cosa bella, è da distinguere la cosa bella che nasce da questo mio diritto e dal brutto, che poi altre tante cose, le pene extracontrattuali, punitive damages, hanno molte ragioni. Una di quelle è proprio quella della vendetta, ed è quella l'unica che ha riconosciuto la Corte Suprema. Perché? Perché la Corte Suprema si occupa di pene di morte e di diritti costituzionali, quindi pensa ovviamente in quel modo. Noi giudici di altro sappiamo che ci sono tante altre ragioni, buone o meno buone, per questa cosa, ma che la vendetta ha poco da fare, veramente, con questo. La cosa interessante è che una cosa che sta spingendo verso l'abolizione negli Stati Uniti è il costo. Perché mentre una volta la gente diceva: ma guardate, perché spendere tutti questi soldi per tenere in vita questi malvagi, fateli fuori e risparmiamo i soldi, adesso si è dimostrato che un caso di pena di morte costa così tanto, dal principio alla fine, che vari stati quasi vanno in fallimento, perché l'hanno, hanno questa, e questa è diventata una ragione, non dico simpatica, francamente, molto antipatica, ma che a livello politico ha una vera presa. Per cui in questi ultimi anni una certa tendenza, il New Jersey, l'Illinois, hanno votato al contrario. Come dico, in questi giorni la cosa è, nel Connecticut, è proprio una questione di un voto o meno nel Senato. Il governatore, che l'ultimo governatore repubblicano, ha bloccato la cosa. Questo governatore ha fatto la campagna dicendo: se lo passano io metto la mia firma. Ed è proprio questione, c'è stato un assassinio particolarmente brutale, disgraziatamente, di recente lì, che rende la cosa più difficile. Io non posso far parte politica di questa cosa, dico che un giorno sono partito molto presto da casa perché mia moglie, che per fortuna può fare politica, anche se è mia moglie, ha fatto un grande buffet di prima colluzione per un senatore che in dubbio, portandogli tutte le persone che parlavano di questo, così vediamo a vedere. Finisco con questo. Perché lei può, che è una cosa che è certo interessante. Io come giudice non posso far parte di qualsiasi caso dove ho un interesse
economico, non posso fare politica, non posso chiedere soldi neanche per enti caritatevoli, non posso fare niente di quello. Se mia moglie ha un interesse finanziario in una nazione, in una compagnia, anche in quello non posso far parte. Però lei può far parte politica, può fare politica, può prendere posizioni politiche, può fare cose di carità, ma può anche fare, prendere posizioni politiche forti. Tanto che quando W. Bush è venuto per prendere una laurea a Yale, lei ha fatto il boicottaggio e c'è un giornale, ha fatto vedere la grande signora Tyler Calabresi, che tutti sanno che è proprio delle prime di New Haven, che dovrebbe essere lì a cenare con Bush, dice che mascalzone è questo e così. E lei ha detto sì, se lo dico io, mio marito è giudice, lui non può dire. Come mai che gli sposi dei giudici possono prendere azione politica? Clarence Thomas è molto stato criticato perché sua moglie prende azioni politiche molto forti. Ci sono molte ragioni per criticarlo, forse, ma non per quello. Questa è una cosa che si fa. La cosa interessante dal punto di vista storico è che questo diritto agli sposi dei giudici di fare politica loro si è stato riconosciuto, forse è sempre stata, ma è stata riconosciuto quando? Da quando donne sono diventate giudici. I mariti non volevano rinunciare alla loro possibilità politica e così questo è stato riconosciuto. Cosa che per me è molto bella perché io non potrei fare il giudice se mia moglie non potesse prendere azioni politiche. Bisogna stare attenti. Abbiamo comperato un pezzo di terra vicino alla nostra campagna. L'ha comperato lei, nel suo nome, così ho potuto mettere durante la guerra nel Iraq, tanti morti, basta. Fatto lei. C'ha un libretto di assegni suo, con soldi suoi, per fare le donazioni politiche. Bisogna stare molto attenti. Ma quello lo fa. Cioè, finiamo qui. Eh? Per me? Io sono... Possiamo andare avanti con delle domande? Forse un'altra domanda, poi aspettiamo, perché ora? È mezzogiorno e un quarto. Allora, sì. Cioè, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, ecco, c'è... No. Ce ne sono due, c'era uno studente due. Prima che mi aveva... Cercherò però di non parlare tanto... Le chiedo scusa perché il suo collega mi aveva chiesto la parola prima. Se fosse così gentile da avvicinarsi, per cortesia. Grazie. Non sono abituato a parlare in pubblico, quindi ho scritto due righe. Innanzitutto la ringrazio per averci dato l'opportunità di ascoltare queste sue interessantissime lezioni, coinvolgenti. Chiedo scusa. Proprio a me mi ha toccato venire qua su. Innanzitutto la ringrazio per averci dato l'opportunità di ascoltare queste sue interessantissime lezioni, coinvolgenti e limpide nell'esposizione. Infatti penso di essere più noioso io a farle queste domande che lei in questi tre giorni. Vorrei rimandare il tema della pena di morte, forse minimizzandolo. Della pena di morte, sì. Forse minimizzandolo, anche se già ha toccato. Con un detto e con una provocazione. Two wrongs don't make a right. E a parole sembra quasi banale, scontato per tutti, ma in realtà non è così, come vediamo nel sistema americano. Persino, aggiungo io, quando c'è in ballo un bene chiamato vita. Non ho capito bene, scusa. Anche io ero dietro, sì. Guido, quindi... No, dico, io rimando il tutto al tema della pena di morte. Sì, questo ho capito. Two wrongs don't make a right. Don't make, sì. Right. Don't make, sì. A right. E a parole sembra banale, scontato quasi per tutti, penso, questo l'ho detto. Ma in realtà non è così, persino aggiungo io quando c'è in ballo un bene chiamato vita. Cambiato? Chiamato vita. Cambiato vita. Bene, sì. Chiamato vita. Ma è questa la cosa come si è detta. Se il camion avesse una quantità di bambini e c'è un altro lì, sarebbe diverso se non ci fosse.
Ed è per quello che ho detto che io forse personalmente sarei contrario per ragioni morali e religiose lo stesso, ma potrei capire l'avere una pena di morte se questo veramente salvasse più persone. Se veramente lo facessi, io potrei capire gente che dicesse va bene, così. Io ne sarei contrario, ma non è così. E non è così, come dico, per cose strane, perché la violenza fa crescere la violenza. Quando lo Stato è violento, le persone diventano violente. Non avete idea di quanto più violento sono gli Stati Uniti dell'Europa? E molto più che dell'Italia. E perché? Perché la nostra nazione è un'azione nata dalla violenza. In che senso? La schiavitù. Rapporto violentissimo fra schiavo e chi ha lo schiavo. Se si leva dagli Stati Uniti la parte schiavista del vecchio Sud, allora la violenza che c'è in quello che rimane è come quella del nord Europa, sempre più alto di quella dell'Italia, che è molto meno violenta per varie ragioni, tradizioni. Qui se c'è un omicidio nei giornali, in qualunque parte d'Italia, nei giornali per 2 o 3 anni. Negli Stati Uniti se c'è un omicidio a Bridgeport, distante come Ancona da qui, da New Haven, a New Haven non è neanche notato nei giornali, perché non è il nostro. Tutta questa violenza che crea violenza fa parte della cosa, e la pena di morte, ovviamente. Tutto il sistema carcerario degli Stati Uniti è un sistema violentissimo, fra carceratore e quello in carcere. Quello mi fa vera paura per il futuro, perché possiamo diventare tutti come gli scarti dello Sud per quello. Ma così la situazione utilitaria che dice beh, salvo le vite facendo questo, per fortuna non ho bisogno di preoccuparmene, perché non è così. Grazie però. Salve. Dati statistici rilevano che in America il 56% dei condannati a morte è di colore. Volevo sapere, questo atteggiamento discriminatorio può sembrare che gli Stati Uniti hanno paura di ciò che è diverso da loro? Ma prima la cosa è più brutta di quella ancora, perché le statistiche sono che sì, la più parte di quelli condannati sono di colore, o come si considerano i Latins, gli spagnoli, o persone di colore ex schiavi o così. Ma la cosa è molto peggio, perché le statistiche dimostrano che il meno probabile a essere condannato a morte o anche imputato alla morte è quando un bianco ammazza una persona di colore. Quando una persona di colore ammazza un'altra persona di colore, probabilmente niente. Più probabile, ma meno. Quando un bianco ammazza un altro bianco, più probabile ancora. Ossia, la vita del bianco come vittima è considerata più importante che la vita della persona di colore. E quando una persona di colore ammazza un bianco, anche più così. Da dove viene questo pregiudizio? Ma diciamola, il fatto della schiavitù è una maledizione che c'è negli Stati Uniti tuttora. Lincoln ha detto che è una maledizione che solo il sangue depurerà. Sperava che la guerra civile con quel sangue avrebbe depurato. Ci vuole molto di più. E si lotta contro questo. Gli Stati Uniti è sempre, cioè, la questione di razza e di lottare contro questo è sempre lì.
Non si può parlare di qualsiasi cosa, di droga, di questo, di quest'altro, di sistema di prigionia. Bisogna sempre poi capire che in un certo senso questo deriva da questa maledizione. Che non vuol dire che non sia fatto molto. Se non si dicesse sia fatto molto ai giovani, si scoraggerebbero. Quello che era la vita negli Stati Uniti 50 anni fa era molto, molto, molto peggio di quello che è adesso. E così ai giovani bisogna dire: guarda tutto quello che si è fatto, così voi potete fare e cercare. Ai vecchi bisogna dire: non siamo, siamo molto lontani dal giusto. I vecchi dicono sempre: oh, guarda quello che abbiamo fatto. E i giovani dicono: ma guardate tutto che no, non avete fatto niente. Invece non è vero, abbiamo fatto moltissimo e c'è moltissimo ancora da fare. Però la tua domanda, c'è un'altra cosa di bello, ed è quello di paura dell'altro. E qui cito mia moglie, che si occupa dei contadini toscani, che è vecchia dell'americana proprio da primi e primi, e che ama l'Italia e trova che questo punto di vista puritano era orribile. Ah, e lei dice che c'è proprio una differenza fra i paesi del nord e i paesi mediterranei nel trattare l'estraneo. Che la tradizione nei paesi del nord era che l'estraneo, in Inghilterra, Germania, era qualcheduno da temere, poteva essere un problema. C'erano tante leggi nel Medioevo per escludere l'estraneo, per mandarlo via, per non accettarlo. Ma tutto, c'erano persone altre, ma così. Nella tradizione mediterranea, sia quella greca, sia quella cattolica, sia quella ebraica, l'estraneo, the stranger, può essere Isaia, Elijah, in tradizione ebraica, può essere Apollo, che ti viene a bussare la casa, può essere Cristo. E questo punto di vista, che la persona che ti viene, finisco come ho cominciato, come la storia di quel contadino. Questo arriva, è una creatura che rappresenta qualche cosa di più e lo prende dentro. Tiriamo a campare. È stato un grandissimo piacere per me.